Allora, siamo pronti al centro dell'attenzione politica. Da una parte i palazzi, perché come sapete questa è una settimana importante, domani c'è l'ultimo voto sul taglio dei parlamentari e noi seguiremo quello che accade, quali sono gli umori dei palazzi. Dall'altra parte però a mangiarsi tutte le altre notizie, le notizie che arrivano da Lampedusa, perché lì c'è stato ancora un naufragio, al momento sono 13 le vittime accertate e ovviamente non manca la polemica politica, anche se verrebbe da dire magari per 5 minuti tacete. Ci vediamo tra pochissimo, vi raccontiamo tutto. Buon pomeriggio, bentrovati, bentornati a Tagadà, buon pomeriggio al pubblico di Tagadà e buon pomeriggio ad Alessio Orsinger. Buon pomeriggio. Allora, è lunedì e si apre una settimana assai densa politicamente. Oggi è giornata di vigilia perché domani, come sapete, ci sarà l'ultimo voto per il taglio dei parlamentari. Per capire gli umori del palazzo colleghiamoci subito con Luca Sappino. Luca? Ciao Tiziana, allora, io in questo momento sono sotto Palazzo Chigi, dove è in corso il vertice tra sindacati e Giuseppe Conte. Vedete, ci sono i colleghi in attesa delle dichiarazioni, ma fino a poco tempo fa ero sotto Montecitorio, dove ora tutto tace, ma si è svolta questa mattina in un'aula pressoché deserta in realtà la discussione generale sul quarto e ultimo voto sul taglio dei parlamentari. Al voto si arriverà domani ed è questo il motivo, spiegano i parlamentari, per cui c'erano moltissime assenze. In aula erano presenti forse 30, diciamo, a contare con generosità parlamentari, sono intervenuti, hanno discusso quasi 5 ore, ma insomma domani si vota e non sono mai stati così tanti i gruppi politici che hanno annunciato voti favorevoli, perché il taglio, il cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle sarà votato veramente da tutti, dalla maggioranza ma anche dalle opposizioni, da Lega, Forza Italia, che non aveva mai votato il provvedimento nei precedenti 3 passaggi parlamentari. Questo salvo sorprese ovviamente e salvo vertice serale, perché la maggioranza si vedrà di nuovo alle 18 per le famose compensazioni, per le riforme accessorie che rendono il taglio parlamentare digeribili anche al Partito Democratico e alla sinistra, a Italia Viva, le altre 3 gambe del governo Conte. Allora, vedremo nel corso della giornata, ovviamente seguiamo quello che accade, vedremo domani che cosa succederà, se ci saranno o non ci saranno sorprese. Intanto oggi è successo anche che c'è stato un terribile naufragio davanti a Lampedusa, erano in 50 su un barchino questa notte, sono stati soccorsi alla Guardia di Finanza, alla Guardia Costiera. Le due imbarcazioni si sono avvicinate, intanto possiamo vedere le immagini delle persone che sono state recuperate da questo barchino che si è capovolto. Il barchino si è capovolto, le persone sono finite in acqua, ne sono state tratte in salvo 22, su quel barchino ce n'erano però 50. Al momento, qui vedete arrivare anche le bare, perché al momento sono 13 corpi recuperati, 13 corpi di 13 donne. Su quel barchino pare ci fossero anche 8 bambini e 2 donne incinte. Anche di questo parleremo, ci collegheremo con Lampedusa per capire cosa sta succedendo, a che punto sono le ricerche, anche se inevitabilmente il numero delle vittime è destinato a salire. E poi però, dicevo, sicuramente nei palazzi della politica il tema è quello del taglio ai parlamentari, sicuramente è anche quello che accadrà nei prossimi appuntamenti elettorali. E allora noi abbiamo seguito Zingaretti, che è stato in Umbria. Vi faccio vedere un assaggio. Allora, evidentemente non era Zingaretti, queste sono le immagini dello sbarco, delle persone sono state salvate a Lampedusa. Vediamo se riusciamo a trovare le immagini invece delle, abbiamo detto, appuntamento amministrative in Umbria. Ci sarà tra poco il primo appuntamento, che in qualche modo è anche termometro per la maggioranza di questo governo. Fatemi vedere, abbiamo seguito Zingaretti in Umbria. Zingaretti, che pensi? Ce la faremo? Sì. Pensi che ce la faremo? Sì, sì, ce la possiamo fare. Allora, anche di questo parleremo evidentemente. Sono molto contenta di avere qui con me un giornalista come Antonio Padellaro. Grazie per essere qua. Grazie a voi.
Chiederò a Padellaro di aiutarci a spiegare questo momento politico, gli appuntamenti che ci sono e l'appuntamento di domani, quindi le riforme costituzionali, che cosa sta succedendo e che cosa significa quello che sta accadendo per questo governo, che poi vede anche vari protagonisti, penso a Renzi, penso a Conte, insomma cercheremo di fare il punto su questo. Sono anche contenta assai di salutare la professoressa Eva Cantarella, storica, saggista, grecista, accademica italiana, ben trovata. E vorrei chiedere a lei poi di aiutarmi a riportare tutto quello che ci raccontiamo in una chiave, diciamo, più ampia, no? A darci questo respiro storico, come so che lei può fare per noi. Innanzitutto, Padellaro, oggi è il giorno del naufragio di Lampedusa, ancora uno. Raccontavo, al momento sono 13 le vittime. Temo che questo bilancio sia provvisorio per difetto. La prima cosa che ha detto Salvini, e l'ha detta subito, è sono morti di buonismo. È difficile, ripeto, si stanno ancora cercando i corpi, sì, mentre noi parliamo. Infatti, è difficile veramente commentare le frasi di Salvini. Non è obbligatorio, Cioè, se uno dice una cosa di questo genere, va lasciato lì, nel senso che ha detto una cosa che evidentemente è incommentabile, perché se uno volesse dire, aggiungere qualche elemento, dovrebbe chiedergli se il cattivismo invece ha salvato delle vite umane, non risulta. E poi che cosa vuol dire buonismo? Vuol dire che non bisognava salvarli? Vuol dire che da quando lui non è più al Viminale è successo qualcosa per cui questo governo ha improvvisamente aperto diciamo, stiamo i parlando mari. Di barchini, e i barchini c'erano prima, sì, e ci sono oggi. Diciamo che è una frase, possiamo dire, insensata, che non fa onore a Salvini, perché io penso che Salvini sia migliore delle cose che dice, ecco, in certi casi. Professoressa Cantarella, siccome tutti noi, no, ci interroghiamo sulle cose che accadono e anche su come le raccontiamo, le cose che succedono, le notizie di oggi, i giornali di oggi diventeranno inevitabilmente dei pezzi della nostra storia e quindi dei libri di storia. Che storia stiamo scrivendo? Stiamo scrivendo una storia della quale dobbiamo vergognarci, dovremo vergognarci, dovranno vergognarci quelli che la leggeranno, purtroppo. Non è la prima volta che accadono cose di questa crudeltà, di questo genere, ma veramente stiamo raggiungendo un limite intollerabile. Andiamo in pubblicità, ci ritroviamo tra pochissimo. Eccoci qua di nuovo in studio, sono con noi Antonio Padellaro ed Eva Cantarella, abbiamo tante cose da raccontarvi. Prima di raccontarvi, nel frattempo vedo aperto il segnale della Camera dei Deputati perché c'è il dibattito in aula per il voto che poi arriverà domani. Ci diceva Sappino che diciamo, l'aula non è particolarmente frequentata oggi. Vi racconteremo di questo, vi racconteremo di molte cose, ma intanto vi chiediamo di continuare a scriverci. Alessio? Il nostro hashtag per seguire la trasmissione sui social, commentarla e interagire con la politica e con i nostri ospiti, al governo chiedo. E continuate a scriverci perché a Tagadà tutto quanto fa politica. Allora, con Alessio farei il punto su Lampedusa. Dimmi Alessio se ci sono novità e anche cosa sta succedendo sui social rispetto a Lampedusa. Ci sono delle novità perché pare che una persona superstite, parlando con i lampedusani, parlando con i soccorritori, abbia detto che tra le persone ancora formalmente disperse c'era sua sorella con una bambina di 8 mesi. Il bilancio resta quello tragico che già vi abbiamo raccontato, 13 donne morte, 13 cadaveri recuperati, 22 le persone salvate, tra i dispersi ci sarebbero 8 bambini e 2 donne incinta. Continuano le reazioni della politica, anche abbiamo dato conto di Salvini prima che ha parlato di morte dovuta al buonismo. Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia: continuano sbarchi, naufragi e morti, perché questo governo come il precedente si ostina a non ascoltare Fratelli d'Italia per mettere fine a queste tragedie e torna a parlare di blocco navale.
Matteo Orfini, altri 30 tra morti e dispersi al largo di Lampedusa, tra loro 8 bambini. La colpa non è del buonismo, e qui c'è una risposta che avviene su Twitter a Salvini, ma di chi ha scritto decreti che impediscono alle navi di salvare vite e di chi ha paura di abrogarli. Quindi anche nostra, del nostro governo e del mio partito, dice Orfini. La narrazione su Lampedusa è preponderante sui social, c'è spazio anche per un altro tipo di racconto, lo ha citato Sappino, l'hai detto prima anche tu. In aula diciamo che la Camera era diversamente frequentata, sembrava che si pagasse l'IVA sulla seduta oggi pomeriggio, e infatti Massimo Giannini su Twitter ha postato questa immagine che possiamo vedere da iPad. Diciamo che, sì, ci racconta, insomma, un po' del c'era clima. Molto poco. Allora Padellaro, torniamo un attimo a Lampedusa, no? Lì ci sono i lampedusani che sono abituati ad accogliere, sono lì sul porto da questa mattina all'alba, c'è il sindaco, sono tutti lì. Poi ci sono le ONG, noi più tardi ci collegheremo con Lampedusa e avremo anche il racconto delle ONG che hanno messo a disposizione dei veicoli da ricognizione per cercare di trovare le persone che sono cadute in mare. La Guardia Costiera, la Guardia di Finanza, sono tutti lì a cercare questi corpi, e nel frattempo c'è questo racconto parallelo che avviene sui social in cui Salvini apre, diciamo, le ostilità e arrivano tutta una serie di risposte. Ecco, in che relazione stanno i due piani? Nessuna relazione, diciamo, umanamente accettabile. Cioè, noi abbiamo una tragedia vera che si somma alle mille tragedie vere che abbiamo visto in questi anni. Ricordiamo che poi pochi giorni fa abbiamo ricordato la strage del 3 ottobre 2013. Del 2013, sì. No? Abbiamo più di 300 persone morte, 366. Abbiamo oggi, le ultimissime notizie ci parlano di 8 bambini dispersi. Difficile pensare che, appunto, speriamo che siano salvati, ma insomma è complicato. Abbiamo una strage infinita, e io penso che una persona normale, prima di aprire bocca per fare la dichiarazioncella, in modo che poi viene ripresa, che poi qualcun altro risponde, queste buffonate, dovrebbe per esempio tacere. Cioè, ogni tanto la politica potrebbe avere rispettare il dolore, la sofferenza, tacendo e dicendo cercheremo di evitare che queste cose succedano, dicendo anche parole non di circostanza ma di rispetto. Il problema è che la parola rispetto non esiste più. Non esiste più perché è stata consumata da un uso vuoto, la parola è stata completamente svuotata, e poi perché adesso la corsa è a fare dichiarazioni su una tragedia, ma con l'unico intento di aprire polemicuzze, di dare rispostine. Io trovo che questo non solo è vergognoso, ma è anche sommamente idiota. Perché la gente normale queste cose neanche più le ascolta, quindi continuano, c'è un circuito dentro il quale queste persone continuano a parlare di cose che non hanno più nessun rapporto né con la realtà né con l'umanità. Professoressa Cantarella, cosa ci insegna la storia? Cosa ci dice la storia? I migranti, quelli che si muovono, che vanno a cercare futuro? La storia ce li ha raccontati, no? In epoche diverse, con ragioni diverse, dove però forse la ragione di fondo era sempre la ricerca di un futuro migliore. Dall'altra parte, la storia ci dice pure che noi uomini siamo spaventati dall'altro. Quando impareremo dalla storia? Prego. Quando impareremo dalla storia è difficile dirsi, ma riflettendo sul passato, quello che colpisce è questo. La nostra storia è stata una storia, un continuo di migrazioni, spostamenti di popoli, in genere per ragioni purtroppo economiche, per sopravvivenza, molto spesso per le ragioni che spingono le persone a abbandonare il loro paese.
E si dimentica sempre che da queste migrazioni sono nate grandi civiltà. Le grandi civiltà nascono dall'incontro di queste popolazioni. E non voglio entrare in particolare sulla Grecia antica per starvi ad annoiare, ma così è. È sin dall'inizio, anche limitandoci alla nostra storia europea, le migrazioni sono sempre stato, il risultato è sempre stato l'arricchimento, la nascita di popolazioni nuove e l'arricchimento culturale di questi popoli che si sono incontrati. E però non ne abbiamo memoria. Padellaro, veniamo alla vigilia. Sì. È la vigilia del taglio dei parlamentari. Sì. Intanto lei è certo che passerà il taglio? Non avremo sorprese. Posso chiedere una cortesia? Prima di rispondere al taglio dei parlamentari, volevo dire che la professoressa Cantarella ha ragione da vendere. Tra l'altro oggi ha dato una bella intervista alla nostra Silvia, sì, Truzzi sul Fatto Quotidiano. E tornando un attimo al prima, ecco, se invece di passare il tempo a spedirsi inutili messaggi, questi nostri politici, Salvini in prima persona, passassero il loro tempo leggendo qualche libro, per esempio un libro della professoressa Cantarella, io credo che imparerebbero qualche cosa. Un tweet in meno, un libro della Cantarella un tweet in più. Meno, sì, magari un libro è un po' troppo, 10 pagine, ecco, facciamo così. I compiti per Salvini. 10 pagine al giorno. Taglio dei parlamentari, è evidente. No, perché è una giornata strana questa, no? In cui, sì, diciamo, succedono allora, un po' di cose. Il fatto che, come ha detto Sappino, quasi tutti i gruppi parlamentari stanno per dare il voto favorevole, che cosa ci dice? Ci dice che siamo, come sempre, in una permanente campagna elettorale. Siccome e che nessuno può dire, ecco, io non siccome lo voto si vota in Umbria, visto che poi il provvedimento sarebbe lo stesso passato, perché c'era la maggioranza tra PD e 5 Stelle, gli altri si sono allegramente aggregati per non sentirsi poi dire... Ah, ecco, quelli della casta non volevano entrare. Quindi io credo che il provvedimento passerà. Il problema qual è? Che questo taglio dei parlamentari entra in vigore con la prossima legislatura. Allora, qui si pone un problema che io non so risolverlo, te lo dico subito, che riguarda l'interesse ad andare avanti con questa legislatura, a interromperla prima che scatti realmente il taglio dei parlamentari da parte dei gruppi più piccoli, da parte soprattutto dei partiti che si sono formati adesso, uno per tutti, quello che si chiama, credo, Italia Viva, quello di Renzi, di Matteo Renzi, il quale Matteo Renzi ha, diciamo, ha due problemi. Il primo problema è che se si va a votare subito, lui non credo che, ecco, non vincerebbe le elezioni, mettiamola così, anche perché, insomma, per ora è un'operazione di palazzo, un trasferimento di parlamentari da alcuni banchi ad altri banchi. C'è anche l'altro problema che restringendo il Parlamento a 400 deputati e 200 senatori, è evidente che ci sono meno collegi da aggiudicarsi e quindi i piccoli partiti saranno danneggiati, cioè i grossi avranno la parte del leone, a meno che non si approvi una legge elettorale che consenta anche ai piccoli di avere raggranellare qualche parlamentare in più. Il caso del sistema proporzionale. Alcuni dicono che il sistema proporzionale non sarebbe l'ideale, ma insomma non entriamo in queste discussioni. Io credo quindi che il partito di Renzi, questa aggregazione che ha formato Renzi, debba porsi un problema di come procedere allora, nei prossimi Padellaro mesi. Padellaro ci ha portati dritti dritti ad uno dei temi sui quali certamente la maggioranza si sta interrogando, perché arriva il taglio dei parlamentari e certamente per il Movimento 5 Stelle è un grande successo portare a casa il taglio dei parlamentari, perché loro di questo hanno fatto una battaglia. Il PD ha sempre votato contro, quindi anche Renzi, che fino all'altro ieri era del PD, adesso si apprestano a votare a favore, in un gioco che è il gioco di quando stai con una maggioranza di governo, sì, e quindi anche se ci sono cose che non hai condiviso, a un certo punto sei costretto a condividerle, ma anche in un gioco di pesi e contrappesi che vede da una parte Renzi e dall'altra parte Conti. Fatemi sentire Renzi, per favore. Orlando, per fare un termine di paragone, deve conoscere almeno uno dei due posti. Siccome non sa che cos'è la Leopolda, c'è da augurarsi che sia andato qualche volta al Papete per rilassarsi. Lui mette sullo stesso piano il Papete
e la Leopolda. Cosa tradisce questa riflessione? Io potrei dire tranquillamente che alla Leopolda non ci sono moiti, non ci sono cubiste e non ci sono nemmeno le penali che il PD sta mettendo o non ci sono le polemiche che Orlando sta facendo. Ma in realtà Orlando di fatto spiega che per lui e per tanti del PD Papeete e Leopolda, cioè Salvini e Renzi, fuori di metafora, sono la stessa cosa. È evidente che stai dando un messaggio ai tuoi che è lo stesso messaggio degli ultimi anni. Questi hanno fatto la guerra al Matteo sbagliato. Sta, come dire, lavorando a destabilizzare il governo. Se il governo l'ho voluto fare un mese fa, non posso destabilizzarlo oggi perché sarebbe schizofrenia. Il punto è, io non voglio le tasse. Allora, sarebbe schizofrenia mettere in crisi il governo, dice Renzi. Giusto, no, Padellaro? Sì, sì, io... E dopodiché però per far crescere il tuo movimento forse un po' ti devi far notare. Esattamente, la famosa visibilità, che è appunto la malattia della politica contemporanea. Allora, il problema di Renzi è proprio questo. Lui ha ragione quando dice che avendo creato, fatto in modo che questo governo nascesse, bisogna dargliene atto, perché è stato Renzi a fare la prima mossa, a dire che si poteva alleare con i 5 Stelle. Sarebbe assurdo se adesso lo facesse cadere, ma tutti hanno capito che Renzi non vuol fare cadere il governo, lo vuole tenere sotto ricatto, per usare un'espressione così, neanche troppo sofisticata. Quindi il punto qual è? È quanto Conte e Zingaretti sono disposti a subire il ricatto, perché è un problema di interesse proprio politico e generale. Allora, sta subentrando, Renzi questo lo saprà perché è un uomo che ha le antenne alzate sempre, sta subentrando nella maggioranza e soprattutto nel mondo intorno al PD, ma anche intorno a Conte, l'idea che tutto sommato se Renzi dovesse insistere, attenzione, la Leopolda sarà fondamentale per capire che intenzioni ha Renzi, se Renzi, per usare una battuta così un po' pedestre, vuole tendere troppo la corda, e allora qualcuno lì, tra Conte e Zingaretti, comincia a pensare, beh, facciamogliela spezzare. Cioè, andiamo finalmente... Tanto vale a quel punto. Ecco, a questo punto... Andiamoci a contare, anche perché se ci contiamo subito... Ecco, se ci contiamo magari subito... Magari i numeri di lui, Renzi non lui, sono così lui, esatto, lui avrà... Ecco, e quindi, come dire, è intanto un avvertimento che è stato lanciato già l'altro giorno da Conte in un'intervista al Corriere della Sera, che era un'intervista molto dura nei confronti di Renzi. Quindi vediamo cosa succede alla Leopolda. Ha ragione Renzi quando dice, è una battuta infelice quella del Papeete che assimila, diciamo... Non è chiaro che il Papeete non è assimilabile Matteo, alla Leopolda. La Leopolda la si può considerare come si vuole, una riunione dove c'è la politica, dove c'è la società. Certo. E che prenderà delle decisioni. Attenzione all'intervento conclusivo di Matteo Renzi il 20 di ottobre. Perché ci dirà esattamente... succede nelle settimane successive, diciamo. Alessio Orsinger, e arrivo dalla professoressa Cantarella. Torna a farsi sentire Renzi anche attraverso la sua e-news. Dicono tutti che Italia Viva è un piccolo partito, che ha sondaggi bassi, che non cresceremo mai. Però poi parlano tutti di noi, chissà perché. Forse perché pensano che stiamo crescendo sempre di più nella società. Del resto stiamo crescendo anche in Parlamento. Sì. Eh sì, in effetti, diciamo, sì, adesso pare che arrivi anche la Polverini. Però Renzi, scusa, non deve anche neanche prenderci per fessi, ecco, per fessi no, abbiamo capito perfettamente che il problema non è la paura che lui cresca, la paura è che lui faccia uno sgambetto di troppo a questo governo, questa è l'unica paura. Professoressa Cantarella, mi è piaciuto assai un passaggio di Padellaro in cui diceva la visibilità è una malattia politica contemporanea, quindi cito Padellaro e le giro questa affermazione come domanda, è così o è una malattia più vecchia, diciamo, magari con altri mezzi, con altre modalità? Oggi ci sono i social che fungono da amplificatore, no? Beh, i personaggi politici che hanno fatto di tutto per essere visibili sono una infinità, a volte in modo positivo. Ci sono dei personaggi, sto pensando per esempio a un personaggio come Giulio Cesare, ovviamente Giulio Cesare ha fatto di tutto, meno male che ha fatto di tutto e l'ha fatto nel modo migliore. Ma non tutti però i politici sono alla ricerca della visibilità. Pensando a oggi, abbiamo da un lato Renzi che è alla ricerca continua di una visibilità, di visibilità, e dall'altro abbiamo uno Zingaretti che secondo me giustamente invece
non è tutt'altro che alla ricerca di visibilità e si comporta in modo molto equilibrato, quindi ecco, c'è l'uno e l'altro. E poi bisogna vedere se paga questa strategia anche dei toni bassi, no? Non so Padellaro cosa pensa. Secondo me sì. Però magari sì. Io sono convinto che, per esempio, questa strategia o questo modo di porsi di Zingaretti... questo modo di essere anche, no? Rientri un po' nello spirito mutato del tempo. Cioè, siamo miti, quella sobrietà a cui ha invitato Conte. Sì, perché è un paese che non sente urlare, gridare, insultare, minacciare ormai da parecchio tempo. E io credo che una parte di questo paese, in parte cominci a stufarsi di sentire sempre le stesse minacce, gli stessi insulti, le stesse urla. Quindi il Zingaretti che parla sottovoce... magari non dice delle cose brillantissime, ma cerca di appare come una persona che cerca la stabilità. Devo dire che anche Di Maio è cambiato parecchio, eh? Anche Di Maio usa toni più accorti, sembra un pochino più misurato. Quindi abbiamo oggi questo confronto tra le urla di chi sappiamo e invece uno stile un pochino più sobrio, che forse, ripeto, è più adatto al momento che sta vivendo questo paese. Professoressa Cantarella, lei durante il Conte 1 aveva dichiarato che erano stati sconfitti gli ideali della sinistra. Nel Conte 2 come siamo messi ai ideali? Nel Conte 2 mi sta venendo in mente una cosa, che qualche giorno fa c'è stato il Fatto Quotidiano ha fatto una... non è Fatto Quotidiano, un giornale ha fatto un'inchiesta mettendo Turigliatto a fronte a Turigliatto, che rappresenta assolutamente, come dire, l'assoluta certezza della sinistra, e dall'altra parte mio Dio, i nomi mi sfuggono in questo momento, un democristiano che è esattamente il contrario, cioè l'esempio del compromesso. Mi aiuti a ricordare il nome, non mi viene il nome. Adesso lo recuperiamo. Il risultato è stato, la grandissima maggioranza era a favore, non di Turigliatto, ma la grandissima maggioranza era a favore dell'opinione contraria. Cioè un desiderio assoluto di resistere a questo tentativo di imporre in ogni modo il populismo. Allora, noi più avanti quindi parleremo ampiamente... Ecco, quindi la sinistra è in grande vantaggio. La sinistra è in grande vantaggio. Vediamo, perché di questa manovra, per esempio, si è detto moltissimo, Padellaro. Io non so se lei la considera, diciamo, poi ne parleremo nel dettaglio nel corso della puntata... Però che tipo di manovra è? Si può dire che è una manovra che parla al ceto medio? Di questa manovra abbiamo visto la copertina e l'indice. Ancora non abbiamo letto il testo completo. Quindi un giudizio va dato nel momento in cui verranno presentati dei provvedimenti nella loro interezza. Io credo che l'obiettivo fondamentale di questa manovra, quello dichiarato quando PD e Movimento 5 Stelle hanno fatto questa alleanza abbastanza imprevedibile, era il problema dell'IVA, cercare la sterilizzazione ancora una volta dell'IVA per evitare che la nostra economia, già piuttosto gracile, fosse colpita da questa botta che poteva essere micidiale. Quindi attenzione che la manovra va vista intanto con queste priorità, c'è una priorità assoluta. La seconda è un tentativo con il cuneo fiscale che Renzi giudica... Però Renzi lo vorrebbe mettere invece sulle famiglie, il cuneo fiscale. Poi abbiamo visto che Conte vorrebbe prendere gli 80 euro di Renzi e darli alle famiglie. Bisogna vedere, bisogna fare i conti con la realtà. Renzi è stato Presidente del Consiglio, quindi questo lo sa bene che... Poi i conti sono quelli, cioè i numeri sono quelli, non è che si può, è quello che l'Europa, la flessibilità che l'Europa ci concede è piuttosto ampia. Quindi all'interno di questo gruzzolo che ci viene concesso bisogna cercare di trovare
le misure più appropriate. È evidente che però il tema della crescita, dello sviluppo, che è sempre stato il tema centrale di questi anni, perché senza sviluppo, senza crescita, non usciamo dalle secche di questa palude nella quale ci troviamo, è accantonato. Al momento, cioè, diciamo, non sì, c'è. Sì, ma è un paese che rischia di avere anche un 2020 così gracile, Senta, precario. Padellaro, mi ricorda cosa deve fare Salvini al posto di twittare? Leggere qualche pagina di qualche libro, il consigliava il libro della professoressa Cantarella. Della professoressa Cantarella, l'ultimo è Gli inganni di Pandora, Pandora, leva greca, no? Le chiedo, professoressa, mi dica la ragione, la principale per la quale sarebbe utile leggere Gli inganni di Pandora? C'è una ragione, è che Gli inganni di Pandora è la cosiddetta Eva greca, no? Sì. Che devo dire, la Eva greca in confronto a Pandora è niente, perché la Eva greca è stata creata per tenere compagnia agli uomini, quindi subalterna in qualche modo, ma compagna. Eva, la Pandora greca invece viene creata come punizione. Gli uomini erano felici fino a quel giorno. Zeus era arrabbiato perché Prometeo aveva rubato il fuoco agli dèi, e quindi per punire l'intera umanità che avrà il beneficio di avere il fuoco, manda Pandora. Pandora è un prodotto artigianale fatto apposta in modo che non sia non è fatto, mentre Eva è fatta con la costola di Adamo, quella è fatta di terra e di acqua, ed è fatta in modo che la parola greca sono dolos amekanos, è un inganno al quale non si sfugge, perché è bellissima, seducente, tutti si innamorano di lei, ma lei ha animo di cane, parole ingannatrici, insomma tutte le cose pericolosissime. Risultato, dal momento in cui nasce Pandora, l'umanità conosce l'infelicità che prima non conosceva. Insomma, è questa, mi sembra. E diciamo che il trattamento rispetto al femminile è cominciata male dal principio, mettiamola così. Ringrazio la professoressa Eva Cantarella, grazie davvero per essere stata con noi. Saluto Antonio Padellaro del Fatto Quotidiano, grazie per essere stato qui. Facciamo entrare il giurista. Per noi il giurista, l'unico, Sabino Cassese. Professore, ben arrivato. Vengo a salutarla. Buonasera. Bentornato. Si accomodi pure. E saluto, collegato con noi da Bologna, Gianfranco Pasquino, professore emerito di Scienze della Politica. Buongiorno, buongiorno. Bentrovati, bentrovati. Sono molto contenta che siate qua perché vorrei provare a capirci qualcosa. Oggi c'ha tutto uno sfondo scuro, Pasquino, cos'è? Sono il principe delle tenebre. Il principe delle tenebre. Non ci posso credere. Va bene. Allora, professor Cassese, comincio da lei. Che succede, Alessio? Arriva sul taglio. Sai che non mi può interrompere sempre, però se parlo col professor Cassese, meno. Professor Cassese ha scritto tanti miei libri universitari, quindi un po' di soggezione, mi sposto anche un po'. Ecco, bravo, bravo. Sul taglio dei parlamentari siamo abituati a ricevere dichiarazioni contrarie da parte di esponenti non del Movimento 5 Stelle, invece poco fa è arrivata una dichiarazione di un deputato 5 Stelle che si chiama Andrea Colletti, che ha detto: ho qualche difficoltà a votare il taglio dei parlamentari. È il primo. Vedi. Allora, intanto, professor Cassese, secondo lei avremo sorprese rispetto al taglio? Ricordiamo che domani c'è il quarto voto. Taglio dei parlamentari. Io penso di no, perché se cade quello poi cade il governo e quindi ci saranno delle crisi ulteriori. Sulla qualità del provvedimento, ecco, si può discutere. Diciamo, al momento i deputati sono 630, i senatori sono 315. La prima domanda che le faccio è: sono troppi? Dipende da come si calcolano. Diciamo, se facciamo i paragoni con gli altri paesi, ne abbiamo più o meno quanto i francesi, ne abbiamo meno degli inglesi e ne abbiamo più dei tedeschi. E quindi, se non è quello il punto, proviamo a prenderlo dall'altra parte. Di Maio ha detto che il taglio produrrà in 10 anni un risparmio di 1 miliardo. E questo è il risparmio. Il costo di questa riforma qual è? Dunque, intanto cominciamo dai risparmi. Diciamo, il risparmio a un'entità che è pari
secondo la mia valutazione, a un settimo del costo di uno soltanto dei 90 F-35 che noi compreremo dagli Stati Uniti. Quindi stiamo parlando di una cosa risibile nell'ambito delle dimensioni... Nell'economia generale dei nostri costi. Il vero motivo che non è stato detto è quello, diciamo, della polemica della democrazia diretta contro la democrazia rappresentativa, cioè è un messaggio: tu Parlamento non rappresenti davvero, quindi ti riduco in termini numerici. La cosa singolare, e anche questo è sbagliato, perché il Parlamento è il centro della democrazia rappresentativa. Il vero problema è che l'unico vero motivo che militerebbe a favore del taglio non è stato enunciato, che è molto semplice. Da 50 anni abbiamo 900 legislatori disposti in 20 consigli regionali e quindi probabilmente, dato che la funzione che il Parlamento fa è quello di legiferare, di controllare il governo, così come i 20 consigli regionali, questo potrebbe essere un ragionevole motivo per adottare questo provvedimento. Ma questa è l'unica ragione che non ho sentito portare da nessuno di quelli che propongono il taglio dei parlamentari o che hanno messo in piedi questo passaggio che dovrebbe arrivare domani. Professor Pasquino, diciamo, i mal di pancia all'interno della maggioranza rispetto al voto di domani esistono, qualcuno più evidente, qualcuno meno evidente, però diciamo non è difficile immaginare che il Partito Democratico ad esempio sia un po' in difficoltà, ha votato 3 volte no, domani deve votare sì, perché è in questa maggioranza di governo. E, ovviamente ad esultare è il Movimento 5 Stelle, che porta a casa una vittoria dal punto di vista simbolico, avendo fatto di questo elemento, il taglio dei parlamentari, un cavallo di battaglia, una vittoria importante. Dall'altra parte il Partito Democratico e Renzi anche con il suo nuovo movimento hanno detto ma poi ci saranno i contrappesi. Quello che sappiamo è che se domani passa, intanto è passato il taglio dei parlamentari. Sui contrappesi si parla di una nuova legge elettorale, di alcune riforme costituzionali. Chi vivrà vedrà. Prego Pasquino. Ma intanto il Partito Democratico aveva votato una riforma che eliminava 315 senatori. E quindi se mantiene un po' di coerenza dovrebbe dire che questi fanno un po' di più di quello che aveva fatto lui. Naturalmente io ho sempre detto e ho combattuto la battaglia del referendum dicendo che quella era una riforma sbagliata. Secondo, non è vero che si risparmiano tanti soldi, perché come ha detto lei, 1 miliardo in 10 anni vuol dire 100 milioni all'anno, non è una buona giustificazione questo, anche perché non sappiamo neanche che cosa faranno quei 600 parlamentari. Giustamente lei aggiunge che c'è un problema di contrappesi, come si dice in inglese, di freni e di contrappesi, ma rispetto a che cosa? Perché pensiamo che questi 600 parlamentari saranno così potenti da poter stravolgere il governo, da poter essere loro a governare? No, non è così. Fino a che non ci dicono quali sono i freni e i contrappesi, io non ci credo. Certamente può essere vero che è necessaria una nuova legge elettorale, ma anche qui non perché ci sono 600 parlamentari, ma perché la legge elettorale vigente, la legge Rosato, è pessima e quindi bisogna fare una nuova legge elettorale. Però non professore, lei sa meglio di me che persino a proposito della legge elettorale già c'è Renzi che vorrebbe una legge elettorale proporzionale, il Partito Democratico vorrebbe una legge elettorale un po' più maggiorità. Cioè anche lì quale legge elettorale? Guardi, le leggi elettorali devono essere valutate in base ad un principio dominante, non esclusivo ma dominante, dare potere agli elettori. La legge elettorale proporzionale, se non ha nessun'altra clausola, se non consente il voto di preferenza, è una legge elettorale che dà pochissimo potere agli elettori, dà infatti potere a partitini come quelli di Renzi, i quali potranno poi, entro certi limiti, fare il bello e il cattivo tempo, insisto. La prossima legge elettorale deve essere fatta con il criterio dominante dare potere agli elettori. Poi discutiamo se elegge bene un Parlamento, se influisce sulla formazione del governo. Si può fare anche questo, però bisogna saperlo fare. Prima allora facciamo di nuovo un passo indietro. Torniamo alla questione. Li tagliamo questi parlamentari, professor Cassese. Intanto quello che io non ho capito... E perché, visto che il tema è il risparmio, ne tagliamo solo 300, ne tagliamo 500, 600? Cioè perché
magari facciamo e sono solo 100 e va già bene così. Cioè, lei ha capito in base a che cosa hanno scelto il numero? No, assolutamente. Sostanzialmente si è ridotto di un terzo, insomma, però non sappiamo perché. No, perché un terzo e non la metà, o un quinto, o un quarto e così via. Ma proprio perché le motivazioni erano solamente quelle di dare un segno al Parlamento, tu conti di meno, e in qualche modo il numero non era rilevante. C'è un problema di rappresentanza, come qualcuno sostiene, a questo punto, cioè con un Parlamento formato diversamente, con dei numeri diversi? Guardi, secondo me il risultato di un Parlamento con un minor numero di parlamentari sarà quello di rafforzare le centrali di quelli che ancora oggi noi chiamiamo partiti e che non sono più i partiti di una volta. Perché essendoci un minor numero di parlamentari giocherà un minor ruolo il notabiliato locale. E quindi le centrali, diciamo i segretari dei partiti, faranno il bello e il cattivo tempo per sistemare questo numero più ristretto. Quindi invece chi dice, siccome i parlamentari sono di meno, si sceglierà la qualità, secondo non dice me una cosa vera. Il sistema diventa paradossalmente più oligarchico. Cioè meno meritocrazia e più decisioni dall'alto. Più decisioni dall'alto e meno decisioni scelte direttamente da parte del popolo, come diceva il professor Pasquino, che obiettivamente è il principale scopo di una legge elettorale. A proposito di popolo, lei prima parlava di democrazia diretta, no? Io siccome so che ci tiene, sia lei che Pasquino, sento che ci tiene anche Pasquino, vi faccio sentire Casaleggio e il voto online. Fatemi sentire, qui era l'ONU. I'm actually very interested in the topic of digital ID, because I think digital ID is one of the three basic things that should be given to every citizen in the world. Estonia is certainly one important example of how one third of the population already today votes online for general elections. Or in Italy, and here I come to the Rousseau example, for the citizens of a movement where we can actually decide which representatives will be chosen or which political choices will be done. For example, we had the world record of participation in a single day on online voting, with 80,000 people in one day voting for the recent government. Allora, professor Pasquino, Davide Casaleggio, lo ripeto, qui era alle Nazioni Unite, ha parlato di usare le tecnologie digitali per consentire ai cittadini di godere realmente, sto citando, dei diritti garantiti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. La domanda è, cioè? Non lo so come faccio. Domanda impossibile. Cioè, quello che io ho capito. Aspetti, se vuole la rileggo, Pasquino, leggo no, più no, lentamente. No. Non me la rilegga. Io, tanto per cominciare, penso che il professor Cassese converga con me che sui diritti non si può consentire ad una maggioranza di votare. Alcuni diritti sono inalienabili e per altri, se si vuole davvero votare sui diritti, bisogna chiedere delle maggioranze qualificate, 2/3, 3/4, ma i diritti sono inalienabili e lo dicono infinite risoluzioni dell'ONU. Secondo, Casaleggio oscillava tra il voto dentro un movimento, il suo, 80.000 votanti, e il voto dei cittadini online, che è una cosa diversa. Votare online si può fare, si fa già in altri paesi, cioè garantire quindi che i cittadini possano votare davanti al loro computer. Naturalmente tutto questo richiede delle straordinarie garanzie e noi fino a questo punto abbiamo deciso di non scegliere il voto online perché non siamo sicuri delle garanzie e facciamo bene, perché vediamo che si può essere hackerati da molti punti di vista, che voteremo noi e magari votano anche, che so io, 2 milioni di russi che riescono a penetrare i nostri computer. Mi pare che questa non sia affatto la democrazia diretta, affatto. Ecco appunto, però proviamo a
a fare chiarezza anche sulle parole che utilizziamo. Quindi, professor Cassese, che vuol dire democrazia diretta? Io farei una proposta. La nomina immediata del signor Casaleggio come senatore a vita, posto davanti al seguente problema: approvare il bilancio di previsione. Il bilancio di previsione del 2019 constava di 1147 commi nel solo articolo 1. Domanda: il senatore Casaleggio come voterebbe i 1147 commi, ognuno dei quali rappresenta un compromesso, un bilanciamento con altri commi che servono a tenere in piedi una maggioranza? Allora, noi stiamo parlando di taglio dei parlamentari. Che succede, Pasquino? Mi oppongo alla nomina di senatore di Casaleggio, chiedo una votazione online, chiedo subito una votazione online, quindi contro la nomina. Cioè, chiede la votazione online per vedere quanti sono d'accordo con lei sul fatto che non si debba nominare Casaleggio. Esattamente, corretto. Esattamente. Bene, bene, e bene. Se lo nominano, chiedo quella che si chiama recall, la sì, revoca della la revoca nomina. Bene, immediata. Bene, molto bene. Sento che ce la possiamo fare. Vi provo a fare con voi il seguente ragionamento. Oggi siamo davanti al taglio dei parlamentari. Io lo ripeto, per il Movimento 5 Stelle, comunque la si pensi, è un successo portato a casa. Ma noi ci siamo chiesti come ci siamo arrivati, cioè perché è diventato possibile ed è diventata una battaglia del Movimento 5 Stelle il taglio dei parlamentari. Vi ricordate qualche anno fa un libro che si chiamava La Casta? Ve lo ricordate? Fatemi vedere il servizio. Guarda Pasquino, guarda l'espressione di Pasquino. Pasquino è il mio mentore, guarda come fa con il volto così. Vediamo un po'. Basta! Il solo sistema dei partiti costa al contribuente 200 milioni di euro l'anno. Maggio 2007, il numero uno di Confindustria, Luca Cordero di Montezemolo, attacca a testa bassa sprechi, inefficienze, vizi di un sistema irriformabile dai politici di professione. Certamente quel solco che c'è fra politica e società non lo si colma con l'invettiva, non si colma seminando vento. La casta come bersaglio politico nasceva proprio in quei giorni di 12 anni fa, sulla scia del successo editoriale scritto da Sergio Rizzo e Gian Antonio Stella, inviati del Corriere della Sera. Sottotitolo: così i politici italiani sono diventati intoccabili. Un libro manifesto che metteva sotto accusa parlamentari, gran comì, portaborse, voli di Stato, rimborsi, spese pazze. Basti dire che Bassolino ha avuto nel bilancio del 2004 delle spese di rappresentanza 12 volte superiori a quelle del Presidente della Repubblica tedesca. Pubblicato da Rizzoli il 2 maggio 2007, La Casta diventa subito un bestseller con più di 1 milione di copie vendute. La cosa più importante adesso è avere una risposta chiara alla domanda: cambierà qualche cosa? Il filone d'inchiesta aperto da Rizzo e Stella si rivela una miniera anche per il nascente movimento del Vaffadei. Finalmente! Questa gente che è in Parlamento, che non rappresenta più nessuno, perché non sono stati eletti da nessuno! In piazza e nella rete mandare a casa i politici di professione diventa la parola d'ordine. Tagliare un po' di poltrone, tagliare un po' di sprechi, tagliare un po' di privilegi. Si tagliano, si annunciano i tagli dei vitalizi, delle province, delle auto blu e intanto il Movimento 5 Stelle diventa la forza politica più votata, l'unica che per farsi perdonare impone ai suoi eletti la restituzione parziale dello stipendio. Per voi questo è populismo, per noi è etica, è sobrietà. Il resto è storia di questi giorni. Da martedì ci sono 345 poltrone in meno, stipendi in meno e anche un po' meno burocrazia. 12 anni dopo l'uscita del pamphlet anticasta di Rizzo e Stella, ci siamo? Missione compiuta? Oppure il taglio dei parlamentari è solo l'ultimo sacrificio che la casta offre al popolo per tentare di sopravvivere a se stessa? Allora voglio ripartire dal professor Pasquino. Professore, ma lei quando uscì La Casta lo comprò? No. Non l'ho comprato, l'ho sfogliato, perché c'erano già dei libri migliori scritti in anticipo. C'era un bel libro di Teodori sul costo dei partiti,
c'era un bel libro dei due ex senatori Salvi e Villone, per diciamo conosceva già la materia. Sui parlamentari. Conosco bene la materia, sì, come persona molto informata dei fatti. Dopodiché però, professor Cassese, diciamo comincia un sentimento per il quale la politica si sente obbligata a sacrificare un po' di se stessa. È quello il meccanismo che si scatena? Beh, intanto bisogna ricordare, cioè, l'autoflagellazione parte sì. Ad un certo punto? Io sono del tutto contrario alla tesi di quel libro e quando l'ho presentato finì la mia presentazione dicendo ci fosse la casta, va bene. Detto questo, quel libro in qualche modo segnalava un fatto che, come abbiamo visto, è montato nel tempo. Qual è il fatto? È la diminuzione della base sociale dei partiti. Per darle solamente una cifra, i soli tre maggiori partiti italiani nel 1950 avevano 4 milioni di iscritti e in quel momento c'erano 50 milioni di abitanti all'incirca. Oggi gli abitanti sono aumentati di 10 milioni, siamo a 60, e da quello che si può stimare, perché non abbiamo cifre precise, gli iscritti ai partiti non vanno oltre a 500.000. Quindi il tema è l'allontanamento, l'aver perso il contatto con la base, questo è il punto. Quindi che cosa è accaduto? Che i partiti, che sarebbero lo strumento della democrazia dello Stato, con il quale la società trasmette alla macchina pubblica dei messaggi, no? Quei partiti sono diventati essi stessi non democratici. E diciamo di questo ne abbiamo delle prove continue. Scusi, c'è stato, come è noto, un partito importante che il giorno 8 di agosto di quest'anno ha deciso di cambiare le proprie alleanze politiche, va bene? Ha deciso di far cadere un governo. Secondo dichiarazioni ufficiali rese da dirigenti di quel partito, questa decisione è stata presa Salvini e basta. Da solo. Sì. Va bene. Di che stiamo parlando? Qui, dov'è la democrazia del partito? Allora, cerchiamo di delimitare il problema e cerchiamo di capire dove sta il problema. Il problema sta nel fatto che sono venuti a mancare quelle strutture associative attraverso le quali una comunità nazionale fa sentire la sua voce in Parlamento. Aspetti solo un attimo, perché nel frattempo ho visto le immagini, dovrebbe essere finito l'incontro tra Conte e i sindacati. Forse Luca Sappino ci può aggiornare. Ecco, infatti ci sono le dichiarazioni, sì, questa è la Furlan. Sì, Tiziana, sono usciti i sindacati dopo l'incontro di 2 ore e mezzo con Conte. Conte è questo, perché ogni giorno leggiamo nelle pagine dei giornali le dichiarazioni in televisione di tanti che dicono sulla finanziaria. Dicono se va bene fare o non fare adesso il cuneo fiscale, se dobbiamo togliere quota 100 o non toglierlo. Allora ci vuole chiarezza e rispetto anche per le trattative e i confronti che stiamo facendo. Il cuneo fiscale è importantissimo, il taglio al cuneo fiscale nelle buste paga va fatto. E allora, ovviamente quello che stiamo sentendo, cioè c'è stato questo confronto, quello che dice la Furlan è un tema, cioè siccome noi leggiamo continuamente dichiarazioni, anche perché c'è una narrazione ufficiale, poi c'è una narrazione attraverso i social, diciamo che si incrociano più narrazioni e ogni giorno poi ci sono le interviste rilasciate a questo o quel giornale, a questo o a quella trasmissione, quindi abbiamo sentito svariate cose, abbiamo sentito che c'era un primo intervento sul cuneo fiscale in favore dei lavoratori e poi però abbiamo anche sentito che Renzi non lo vuole fare, cioè dice troppo poco, è un pannicello caldo, ha usato questa espressione, e quindi meglio prendere quei soldi e darli alle famiglie. E invece Conte ha risposto, ma invece di dare alle famiglie quei soldi, diamo alle famiglie gli 80 euro. Cioè siamo in questa fattispecie, i sindacati chiedono un po' di chiarezza. Sbagliano, Pasquino, e poi ritorniamo alle nostre cose? No, i sindacati chiedono chiarezza e va benissimo. In realtà la chiarezza dovremmo chiederla tutti. Non c'è ancora questa famosa legge di bilancio, stiamo parlando del niente.
stiamo parlando, come diceva Padellaro, di una copertina e di un indice, sì. Perché le cose da fare sì, un po' di sappiamo titoli, quali sono, diciamo. Ma certo, dobbiamo aspettare, propongo una moratoria. Moratoria, il silenzio finché non sarà il momento giusto. Nel frattempo, diciamo, se anche loro non continuassero a dichiarare, però, Cassese, perché noi seguiamo le dichiarazioni, ovviamente, che succede adesso? Ne arrivano tante. Conte, durante l'incontro con i sindacati, avrebbe detto: non vogliamo essere autoreferenziali, lavoreremo fianco a fianco, congelato l'aumento dell'IVA, saranno interventi sul cuneo fiscale, 540 euro per famiglia all'anno, questo è il dato che è stato fornito, manovra espansiva, è stato detto anche questo, vedremo se Conte scenderà per fare dichiarazioni come hanno fatto anche gli altri. Noi adesso siamo adesso qui. Vediamo, eventualmente, insomma, ovviamente apriamo il collegamento. Professor Cassese, di nuovo voglio rimandare indietro la macchina del tempo e qui siamo al 2016. Succedeva che Renzi proponeva il famoso referendum costituzionale. Nel corso della campagna elettorale per il referendum costituzionale insisteva su cosa? Anche lì c'era un punto e c'era una questione, e la questione era il taglio delle poltrone. Fatemi sentire. Oggi ci sono 950 parlamentari, ci saranno 630 posti alla prossima legislatura. Questo forse ti spiega perché una parte di quelli che urlano tutte le volte in televisione contro di noi stanno difendendo il loro diritto ad esistere e a non provare l'ebbrezza straordinaria di tornare al lavoro? Allora, l'ebbrezza straordinaria, professor Cassese, mi dice cosa pensava all'epoca di Renzi e cosa pensa oggi? C'è Pasquino che scuote il capo, prego. Io pensavo all'epoca e penso oggi che Renzi si iscrive in un filone di tipo populista, di persone, di una parte della classe dirigente che ha, come dire, dichiarato innanzitutto la propria debolezza, cioè la propria incapacità di fare programmi e di presentare alla società italiana, alla comunità italiana, dei progetti. Basti vedere quello che sta accadendo. Il progetto per questa nuova forza politica è sempre rinviato alla Leopolda e quindi la forza politica è stata istituita, ma la Leopolda non è ancora arrivata. E che quindi è prigioniera di quel meccanismo secondo il quale, cito da un titolo di un saggio di 2 o 3 anni fa di alcuni bravi scienziati politici, la politica oscura le politiche, cioè la politica di schieramento. Aspetta, oscura... aspetta, che nel frattempo c'è Landini, mi perdoni, ma così proviamo Landini anche ad ascoltare. No, ma Landini ce lo vogliamo ascoltare. Allargato. Anzi, fate un passo avanti, non solo passo indietro, sindacato fa fare passi avanti, prego. Comandante, spirito. Che cosa vi ha detto il governo? Beh, l'incontro si è concluso fissando un calendario molto stretto di altri incontri. Che vogliono affrontare temi molto precisi, la questione del cuneo fiscale e della riforma fiscale, e ci sarà un incontro specifico di approfondimento giovedì, la questione delle pensioni in senso generale che riguarda sia il sistema pensionistico sia la questione della rivalutazione. Allora, mi sembra, rientriamo pure in studio, mi sembra che Landini ribadisca una cosa che sostanzialmente ha detto dal primo incontro col governo Conte bis. E cioè, con questo governo noi ci sentiamo ascoltati, andiamo a vedere e poi vediamo se effettivamente arrivano anche i risultati promessi, se alla fine questo governo fa le cose sulle quali si è impegnato. Però lo abbiamo sentito anche qui, no, professor Cassese, quando dice è stato un incontro, ci saranno tanti altri incontri. Insomma, Landini è positivo rispetto a questo governo, fino a prova contraria. Mi perdoni perché l'avevo interrotta rispetto a un gruppo di scienziati della politica. La continuo tra un minuto, però vorrei fare una mozione d'ordine su questo sistema in base al quale ci sono delle persone che escono a delle riunioni e dei poveri giornalisti, 40, 50... Che già che non piova è un vantaggio. In una democrazia che sarebbe matura non ci possa essere messa a disposizione una sala stampa nella quale chi esce dalle riunioni possa interloquire in modo civile. Luca Zappino, questo è per te, diciamo, perché noi abbiamo il nostro Luca Zappino. Questa è una cosa che dovrebbe essere rifiutata da qualunque persona, va bene? È un modo poco rispettoso
per le persone che ascoltano, per le persone che ascoltano da lontano, per quelli che ascoltano da vicino, ed è anche molto approssimativo, diciamo la verità, perché ognuno dice, beh, ci ricordiamo le dichiarazioni di Salvini, insomma, sì. Quindi, ecco, camminando, io stavo dicendo, e penso che Gianfranco Pasquino sia d'accordo con me, era un bell'articolo, la politica oscura le politiche, e cioè la politica di schieramento, il posizionamento delle varie forze, oscura invece gli obiettivi e i progetti e i programmi che queste forze vogliono fare. E ho l'impressione che noi ci troviamo in questa situazione, perché, come vede, tutte le varie posizioni, quelle che lei ha descritto, sono solamente dei posizionamenti di ciascuno rispetto all'altro. Non c'è nessuno che dica io voglio raggiungere questo obiettivo perché questo consente questo beneficio, ha questi costi. Non fa nessun ragionamento, capisce? Semplicemente è come dire, è come quel vecchio ballo in cui c'era a un certo punto changer la femme, no? Come no? Quando si cambiava il partner. Ecco, appunto. Ognuno fa questo giochetto qui. Però, professor Pasquino, le mostro una foto a chiudere. Diciamo sono tre volti di tre leader, c'è cioè da una parte Salvini, poi c'è Johnson, poi c'è Orban. Cosa vediamo se vediamo queste tre immagini? Faccia finta di averla vista, Pasquino, la foto. La vedo. Avevo già la risposta pronta. Vediamo l'orrore contemporaneo, vediamo l'orrore della politica italiana, e Salvini l'ha voluta così però, Salvini sapeva benissimo cosa faceva. Vediamo purtroppo l'erosione drammatica della politica ungherese, che è tornata alla democrazia, nel frattempo Orbán sta pelando la democrazia ungherese rendendola praticamente un involucro e niente più. E vediamo purtroppo la degenerazione della politica inglese. Io mi ero preparato a dire come facevano gli inglesi, come gli inglesi ci insegnano e così via. Tutte queste cose non le posso più dire. Boris Johnson mi obbliga a pensare diversamente, però io recupero i classici del pensiero politico inglese anglosassone e li uso contro Boris Johnson, ma anche contro Trump, perché anche Trump sta in qualche modo erodendo drammaticamente lo stato della politica americana. Apriamo ancora un attimo la piazza, vediamo se Landini è ancora abbiamo lì. Abbiamo riproposto la necessità di rivedere lo sblocca cantieri e quindi abbiamo posto la necessità che si riduca il subappalto e che si superi la logica del massimo ribasso così come è stato indicato. E naturalmente in questo contesto abbiamo anche ribadito, proprio perché si parla di contratti nazionali, che bisogna finalmente cancellare i contratti pirata e quindi dare validità erga omnes ai contratti dopo aver firmato le convenzioni con Confindustria eccetera, vuol dire anche provvedimenti legislativi che in realtà, recependo gli accordi sul testo unico, danno certezza. Chiedo a Luca Sappino se mi sente, se abbiamo perso qualche passaggio di particolare rilevanza. Oppure sono no? Con lei le risorse in più che cercava le avrebbe prese da qualche aumento selettivo dell'IVA, ad esempio? Noi abbiamo detto al governo che vogliamo fare una discussione seria su quello che riguarda tutto il sistema di agevolazioni fiscali che ci sono, che andrebbe riflettuto se funzionano o non funzionano, e abbiamo anche detto che è necessario investire maggiormente sulla lotta all'evasione fiscale, perché noi siamo convinti che in un paese che ha 111 miliardi di evasione, di cui vorrei ricordare 35 vengono dall'IVA e 35 vengono dall'IRPEF, non da lavoro dipendente, secondo noi ci sono le condizioni per affrontare tutto questo quadro. Dopodiché la questione che riguarda la rimodulazione o meno dell'IVA, questo è un punto che il governo deve chiarire che cosa vuol fare. Voi sareste d'accordo ad alzare qualche prodotto, su alcuni prodotti, magari quelli di lusso? Noi prima vogliamo capire innanzitutto che il governo chiarisca. Noi abbiamo ribadito che il tavolo con cui si fa la trattativa è questa e noi vogliamo discutere qui e vogliamo sapere qui. Noi non ci interessa cosa discutono fuori da questo tavolo, questo è un problema del governo, delle forze di maggioranza. Per quello che ci riguarda noi questo è un tema che vogliamo affrontare. Allora in senso rientriamo in studio. Io devo salutare e ringraziare il professor Sabino Cassese, il professor Gianfranco Pasquino, grazie davvero per essere stati con noi.
Se dico in chiusura, professor Cassese, taglio dei parlamentari, sto dicendo una cosa intelligente, sciocca, completamente stupida? No, nessuna delle tre. Qualcosa che potrebbe avere una ragion d'essere, ma che ragion d'essere che non è stata indicata. Grazie davvero ai miei ospiti, noi ci vediamo tra pochissimo. Vediamo se arriva anche Conte. Eccoci qua di nuovo in studio. Allora saluto Roberto Arditti, buongiorno, direttore di formiche.net, ben trovato e bentornato a Tagadà. L'onorevole Francesco Lollobrigida, Fratelli d'Italia, ben trovato. E collegato con noi da Milano l'onorevole Emanuele Fiano del Partito Democratico, ben tornato Fiano a Tagadà. Sono contenta che sia rimasto ancora un po' con noi il professor Pasquino. Però facciamo così, Pasquino, grazie, io ogni tanto la saluto e poi lei in realtà resta con noi, perché è una cosa carina. No? No, mi trovo bene qui, Lo so che lei si trova bene, pure io mi trovo bene con lei, le dirò. Allora, diciamo che il tema di cui parliamo ci toglierà subito il sorriso, perché stamattina ci siamo svegliati con la notizia di un altro naufragio davanti a Lampedusa. E quello che sappiamo è che c'era un barchino, su questo barchino più o meno c'erano 50 persone, hanno provato, la Guardia Costiera e la Guardia di Finanza, a portare i soccorsi. E complice il maltempo, per un movimento delle persone che erano sul barchino, il barchino si è capovolto e quindi ci sono al momento 22 superstiti, ma delle altre persone non si hanno notizie. Credo che al momento siano 13 i corpi senza vita e sono stati recuperati. Dovremmo essere in collegamento con Lampedusa e più precisamente con Giorgia Linardi. Vi voglio dire che stanno partecipando alle ricerche per le persone che sono finite in mare, anche alcune ONG, tra queste appunto c'è Sea-Watch con un aereo da ricognizione. Ben trovata, è perciò che colleghiamo la portavoce di Sea-Watch, che come vi dicevo è Giorgia Linardi. Ben trovata Linardi. Buon pomeriggio. Senta, intanto mi conferma che lì c'è maltempo e che livello di maltempo c'è? Quindi quanto questo incide sui soccorsi? Ma il tempo è in peggioramento, da questa mattina il cielo è coperto e il vento sta salendo, tant'è che non è stato possibile fare il collegamento da fuori, danno vento fino a 40 km orari e pioggia che si protrarrà nei prossimi giorni, ma già questa notte fonti della Guardia Costiera riportano che le condizioni marine erano particolarmente avverse e questo ha contribuito, diciamo, alla tragedia. Proviamo a fare il punto sui numeri. Io dicevo che pare ci fossero 50 persone su quell'imbarcazione. Sì, ad ora non c'è un numero confermato, continuano le operazioni di ricerca. Al momento, come ha già fatto presente, sono stati recuperati 22 persone vive e 13 cadaveri, tutti di donne. Fa impressione come la strage del 3 ottobre 2013 di Lampedusa sia stata chiamata la strage dei bambini e oggi, 7 ottobre, 6 anni dopo, abbiamo la strage delle donne. Era nelle acque territoriali italiane, molto vicina alla costa, tra le 6 e le 3 miglia nautiche. Senta, a questo punto quante probabilità ci sono di recuperare delle persone vive? Quasi, guardi, per esperienza vi posso dire quasi assenti. Tra l'altro mi riportano coloro che stanno facendo in questo momento le speriche che i cadaveri sono già in uno stato abbastanza, diciamo, deteriorato, nonostante siano state in acqua per poche ore, quindi comunque il tempo è cambiato. Chi anche resiste muore per ipotermia e comunque la barca si è capovolta davanti alle autorità e quindi, insomma, chi poteva rimanere aggrappato ai resti è stato verosimilmente recuperato. Credo che ora si possa solo aspettare di veder riaffiorare i cadaveri gonfi e recuperare quelli.
Senta, Salvini ha subito commentato: sono morti di buonismo. Ma è molto difficile commentare questo tipo di dichiarazioni. Ancora una volta dimostra di non avere nessuna idea di quello di cui sta parlando. Forse sarebbe interessante che facesse una chiacchierata con i soccorritori della Guardia di Guardia Costiera che hanno visto quello che hanno visto questa notte e in queste ore, e magari insomma eviterebbe di fare commenti di questo tipo che sono irrispettosi della morte che hanno trovato decine di persone questa notte, al di là di qualsiasi orientamento politico. Allora Linardi, intanto che proviamo ad aggiustare l'audio, perché c'è qualche problema di audio che è anche legato al tipo di collegamento che abbiamo messo in piedi, ci ricordava Linardi che lì c'è tanto vento, tant'è che lei non è potuta stare fuori, quindi proviamo ad aggiustarlo un pochino in modo da poter continuare a parlare con lei. Nel frattempo Alessio, che succede? Nel frattempo le dichiarazioni dei politici arrivano, Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, continuano sbarchi, naufragi e morti, perché questo governo come il precedente si ostina a non ascoltare Fratelli d'Italia per mettere fine a questa tragedia e torna a parlare di blocco navale, la Lega va all'attacco delle politiche migratorie di questo governo e della ministra Lamorgese, che lo segnaliamo per diritto di cronaca, è in carica davvero da pochissimo tempo, e poi una dichiarazione destinata a far discutere di Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana. Ci sono navi delle ONG che si stanno arrugginendo nei porti della Sicilia mentre le persone muoiono in mare. Gli attuali ministri tolgano tutti gli insensati blocchi che ci sono e permettano di salvare altre vite. Solo così si possono rispettare i troppi morti che giacciono nel Mediterraneo. Allora, adesso poi torniamo anche sulla questione delle navi delle ONG, perché la Sea-Watch stessa credo che sia ferma in porto per problemi legati al decreto sicurezza. Però prima, e arrivo ai miei ospiti, fatemi sentire chi immediatamente ha reagito, lo abbiamo detto, è stato Salvini. Fatemelo sentire. Intanto la cronaca torna purtroppo a regalarci altri morti annegati al largo di Lampedusa. Figli del buonismo, figli del c'è spazio per tutti, figli della riapertura dei porti, figli del nuovo rinnovato entusiasmo degli scafisti. È chiaro che se in solo un mese gli sbarchi in Italia si sono triplicati, è chiaro che se c'è un governo che fa intuire che in Italia c'è posto per tutti, c'è casa per tutti, c'è futuro per tutti, c'è cittadinanza per tutti, ha lo ius soli, lo ius culture, lo ius qui, lo ius là, è chiaro che è devastante il messaggio. Adesso questi morti, chi li piange? Chi ha permesso che riprendesse il traffico? Allora, onorevole Fiano, parto da lei. Sono morti del buonismo. Sono morti di buonismo. Ma questa è un'offesa alla vita di quelle persone, prima di tutto. La salvaguardia della vita umana prescinde dai commenti dei politici. Secondo me la vita umana va salvata, punto. Poi, se vuole, parliamo di cosa io pensi del sistema di gestione dell'immigrazione, anche di riduzione dell'arrivo di persone che qui non dovrebbero stare o del ritorno nei loro paesi delle persone che qui non dovrebbero stare. Possiamo parlare di tutto, di quello che si dovrebbe fare in Africa, di quello che si dovrebbe fare nel mare. No, per esempio di una cosa ha parlato Orfini, e cioè ha parlato di quei decreti sicurezza che impediscono alle navi di salvare le vite, e ha detto siamo responsabili anche noi se non abroghiamo quei decreti che sono i decreti di Salvini. Lei è d'accordo con Matteo Orfini? Sì, però temo che non c'entri con questo caso, perché noi abbiamo in Italia, per il numero di immigrati che arrivano via mare, tanti di quei barchini, negli ultimi 12 mesi una misura superiore di arrivi sui cosiddetti barchini o sbarchi fantasma, come vuole lei, rispetto a quelli che invece sono presenti e salvati a bordo delle navi ONG o addirittura in certi casi di navi militari italiane. Quindi Orfini ha detto una cosa che io trovo giusta, ma non c'entra con questo caso. Noi abbiamo detto all'inizio del lavoro di questo governo, sul decreto sicurezza, in particolare sulla questione delle navi ONG, c'è un elemento che ci trova completamente d'accordo, che è stato messo in luce dal Presidente della Repubblica
mi consenta molto umilmente di dire che è la stessa cosa che io ho detto a verbale nella commissione quando discutevamo il decreto, e che anche dei sindacati di polizia, peraltro non di questo colore politico certamente, hanno reso noto in commissione, e cioè che il decreto, in contrasto con la legislazione internazionale, in particolare con l'articolo 18 o 19, non ricordo, che anche il Presidente della Repubblica cita, della Convenzione di Montego Bay, dovendo rispettare quella convenzione che impone ai comandanti delle navi che si trovino in presenza di vita in pericolo in mare, impone loro di salvare quella vita, prevede contemporaneamente delle multe fino a 1 milione di euro e poi il sequestro della nave per chi abbia compiuto quel salvataggio. Quindi noi ci troviamo di fronte ad una legislazione totalmente incoerente con gli obblighi costituzionali di questo paese. E quindi lì bisogna intervenire. Adesso però io chiedo aiuto ad Arditti, no? Perché a me sembra che Orfini dica un'altra cosa, cioè a me sembra che Orfini dica attenzione, perché ha ragione l'onorevole Fiano a ricordarci che i barchini continuavano ad arrivare e arrivavano anche quando c'era Salvini. Noi stessi abbiamo raccontato più volte che mentre veniva tenuta ferma in mare un ONG, nel frattempo sbarcavano nottetempo, la mattina, i barchini. Però è altrettanto indubbio il fatto che il numero di questi barchini sia aumentato e, diciamo, Salvini dal canto suo dice quella roba lì è aumentata perché quando hanno capito che non si poteva entrare, allora sono entrati quegli altri, e sono entrati perché c'è un governo che sanno che li accoglierà. Orfini dice, se noi li vogliamo salvare facciamo lavorare le ONG, perché altrimenti in quelle condizioni poi muoiono in mare, e dice soprattutto noi, per evitare imbarazzi al Movimento 5 Stelle, siamo qui e non abbiamo fatto nulla. È corretto? Sì. Allora, le questioni sono complesse e tragiche. La ricetta non ce l'ha nessuno, però ci sono alcuni punti fermi in questa storia. Primo, i flussi migratori sono una questione epocale in tutto il mondo. Secondo, nella tratta che riguarda molto da vicino l'Italia, soprattutto dalle coste della Libia, sono il combinato disposto di un desiderio, di una disperazione, di una voglia di fuggire da situazioni difficili, combinata con organizzazioni criminali che ne gestiscono la movimentazione. Perché se noi non teniamo presente che esistono questi due fattori che si congiungono su barchini, barconi, tutti i tipi di natanti che si muovono, non comprendiamo come stanno le cose, perché il semplice fatto che dalle coste della Libia, senza l'intervento delle organizzazioni che gestiscono per lucro questo traffico, non parte neanche un pezzo di legno. Allora, siccome però ci sono persone in tutta questa vicenda, noi non possiamo farla semplice come se si trattasse di merci, perché le persone non sono merci, e quindi dobbiamo tenere conto delle persone. Concludo dicendo che certo che forme di accoglienza devono essere esercitate da un consesso civile qual è l'Italia. Accanto a tutto questo ricordo però che, tanto per fare un esempio, lo dico innanzitutto all'onorevole Fiano, che oggi sta in una coalizione di governo nuova, che alle elezioni del 2018, le ultime che in questo paese si sono celebrate, i due partiti che hanno riscosso maggiori consensi, Movimento 5 Stelle e Lega, maggiori consensi nel senso di novità a quelle elezioni, lo stesso poi in forma diversa è andato anche alle elezioni europee, si sono trovate su questo tema su una piattaforma di netto cambiamento rispetto al passato. Di conseguenza bisognerà anche tenere conto, terzo e ultimo elemento, in tutta questa vicenda molto complessa, anche delle volontà degli italiani. Però, onorevole Lollobrigida, oggi il sindaco di Lampedusa, Martello, ha parlato di mattanza, no? Ha detto è in corso una mattanza. Allora io le faccio una domanda facile. Di chi è la colpa della mattanza? Chi la fa questa mattanza? La di fronte alla morte ovviamente prevale la tristezza. Poi bisogna cercare di comprendere quali sono le alternative possibili e percorrere una delle due strade. C'è una strada che è quella di preparare un transfert sicuro dall'Africa ai 400-500 milioni di africani che vivono in condizioni disagiate e portarli in Europa. È possibile? Questa è la domanda. Se questo non è possibile, come pensiamo noi, per impedire le morti in mare va fatta l'unica cosa sensata: impedire le partenze, cercare di regolamentare l'immigrazione in Italia, portando in Italia e in Europa di conseguenza solamente quelle persone che noi possiamo accogliere senza costringerli a rischiare la morte in mare
ed arrivare in Italia e poi stare per strada a prostituirsi, a spacciare droga, a creare condizioni di invivibilità nelle nostre città. Questo è il quadro, quindi la responsabilità è oggettiva, io credo sia oggi di coloro che danno un'immagine dell'Italia come il paese dove tutti possono arrivare serenamente, creano, ma inducono famiglie, donne, bambini a partire in condizioni disperate e a morire in mare. Sì, ma quindi chi oggi sono quelli che danno questa immagine? Beh, oggi quelli che dicono che bisogna riattrezzare delle flotte in mare per andare, cioè, ad accogliere tutti. Per esempio, Fratoianni che, è uno di questi. Certamente Fratoianni, certamente un Orfini, certamente quelli che dicono è possibile, l'immigrazione fatta in questa maniera è una risorsa, non bisogna creare condizioni per impedire le partenze, per impedire a quelli che non possiamo accogliere, quelli che non hanno diritto di asilo, di arrivare sulle nostre coste e poi vivere da disperati come minimo. Quindi noi come Fratelli d'Italia, lo abbiamo detto al governo precedente che non è riuscito blocco a fermare navale. L'invasione e il blocco navale davanti alle coste africane per poter riportare a terra in tutta sicurezza le persone che non hanno la possibilità di arrivare con queste modalità e far guadagnare gli sciacalli e i criminali che vengono agevolati in questo, perché ha ragione il direttore. Oggi se non si attivano bande di criminali su quei territori, questi barchini non partono. Allora, fatemi sentire, no, però diciamo che fino a ieri il nemico sembravano le ONG e le ONG basta. Ah, certo. No, adesso ci siamo accorti detto dei barchini. Non parlo solo di lei, dico in generale, l'attenzione del noi ce ne siamo accorti e l'abbiamo denunciato e i servizi segreti italiani hanno detto questo, che attraverso quelle barche arrivano anche i terroristi. Alessio? Mediterranea Saving Humans, la rete delle associazioni italiane che con nave Mare Ionio da un anno monitora il Mediterraneo centrale, scrive: basta stragi, liberate le nostre navi, bloccate in porto da provvedimenti assurdi e illegittimi, liberate l'umanità. Allora, vediamo se la Linardi mi sente. In questo momento la Sea-Watch 3 dove si trova, Linardi, a proposito delle ONG e delle navi bloccate? La Sea-Watch 3 si trova sotto sequestro cautelare amministrativo a Licata in applicazione della legge sul pacchetto sicurezza. È stata dissequestrata dalla procura di Agrigento per ciò che riguarda le indagini legate penali legate all'ingresso in porto del 29 giugno. Ha sentito quello che si diceva in studio? Bisogna fermarli prima che partano. Ma sicuramente siamo i primi ad augurarci che nessuno si trovi ad attraversare il mare in queste condizioni, perché a differenza di tutti quelli che pontificano, abbiamo visto che cosa significa raccogliere cadaveri in mare e non lo auguriamo a nessuno, evidentemente. Fermare le partenze se contestualmente si creano vie sicure e legali per l'immigrazione. Fermare le partenze non va bene se lo si fa solo in un'ottica di contenimento, e cioè rimandando le persone a farsi torturare. Questo chiaramente non è un approccio risolutivo e non un approccio degno di un paese e di un continente che in teoria è la culla delle libertà civili e dei diritti umani. Ci stiamo macchiando di crimini orrifici, ci stiamo puntando il dito dalla parte sbagliata. È impressionante che ad oggi ancora non si sia fatto nulla per la creazione di corridoi umanitari. È impressionante l'unica missione europea nel Mediterraneo che si chiama EUNAV. Adesso l'audio è diventato veramente pessimo. Comunque saluto e ringrazio Giorgia Linardi. Provo a fare un passo avanti, perché questa è una giornata che ha insieme tanti livelli di racconto, perché mentre noi parliamo, adesso Conte stava incontrando i sindacati ed è possibile che esca per una conferenza stampa improvvisata, ma soprattutto vediamo le immagini della Camera dei Deputati, perché è in corso il dibattito, domani si vota per il taglio dei parlamentari. Allora, intanto la riforma passa, perché sembra siano tutti d'accordo, ma vediamo quali sono le incognite. Abbiamo incontrato chi? Il ministro per i rapporti col Parlamento? Federico D'Incà, il ministro dei 5 Stelle per i rapporti col Parlamento. Sentiamolo. Ce l'abbiamo? Io sono molto emozionato per i tagli parlamentari, anche perché io non mi aspetto solo un voto di maggioranza, mi aspetto un voto trasversale del Parlamento. Non è che siamo di fronte a l'ennesimo voto, poi deve tornare al Senato, poi deve tornare alla Camera, no. Due ore di lavoro. Cioè, non vi siete sbagliati voi a casa? Non è che D'Incà è diventato Di Maio e c'è stata una sovrapposizione di identità? No, il tema era quello. Il tema però, era il medesimo. Vogliamo provare a sentire D'Incà? Poi magari risentiamo anche Di Maio, vediamo. Eccolo.
La stupisce che il Partito Democratico, Italia Viva, avevano votato contro, adesso voteranno per il taglio parlamentari per la vostra bandiera? No, assolutamente, credo che sia, faccia parte di una serie di riforme da regolamento e di altre riforme che vogliamo portare avanti insieme. Ma questo accordo è chiuso o è un voto in qualche modo al buio? No, l'accordo è chiuso ancora ad agosto con l'accordo di programma e il punto numero 10 del programma. Quindi lei mi sa dire per esempio che tipo di legge elettorale sarà la prossima legge elettorale? No, in questo momento non lo so dire. Ma là non è così chiuso l'accordo? Insomma, l'accordo per quanto riguarda questo punto del taglio del parlamentare è chiuso. Senta, ma questo voto secondo lei allunga o accorcia la vita del governo? Il governo durerà 3 anni e mezzo. Durerà 3 anni e mezzo nonostante le bordate di Matteo Renzi? Il governo durerà 3 anni e mezzo perché c'è l'intenzione di poter attuare tutti i punti del nostro programma. Ha approvato il taglio per un po', voi siete sicuri che non si vota? Ma non bisogna sempre pensare al prossimo momento elettorale, occorre pensare al bene del Paese. Allora, bisogna pensare al bene del Paese, professor Pasquino. C'è una cosa che prima non le ho chiesto a proposito del taglio dei parlamentari. C'è chi dice che ci sono almeno 3 incognite. Il primo è il mal di pancia di alcuni membri del Partito Democratico, abbiamo sentito anche del Movimento 5 Stelle. La fisiologica assenza di alcuni deputati e poi l'atteggiamento della Lega che potrebbe uscire dall'aula e quindi mancherebbe il numero, insomma si entrerebbe in una condizione di difficoltà. Ne vuole scegliere uno che vede probabile o possibile? Una di queste 3 incognite? Ma posso scegliere la quarta? Prego. Per argomentarla? Mi piacerebbe che i parlamentari, uno dopo l'altro, se dissentono, dicano perché dissentono, e vale a dire che spieghino perché sì o perché no sui punti specifici. Credo che questo è un passaggio importante che riguarda non i regolamenti, come diceva il ministro D'Incà, ma che riguarda la Costituzione, riguarda in realtà il cuore di una democrazia parlamentare, cioè quanti debbono essere i parlamentari e come poi verranno eletti. Quindi non posso dire, so che si faranno dei giochetti, quelli che si assentano e così via, non mi piace nulla di tutto questo. Credo che i parlamentari dovrebbero rispondere a se stessi, alla loro coscienza e soprattutto agli elettori, dicendo guardate, siamo d'accordo perché, oppure non siamo d'accordo. In disaccordo perché. Certo. Esatto. Grazie per davvero al professor Pasquino, questa volta è vero, grazie, lo salutiamo e lo saluto mio malgrado. Vedo già dietro le quinte Paolo Conti, firma del Corriere della Sera, arrivo da lui prestissimo, andiamo in pubblicità e facciamo entrare Paolo Conti. Eccoci qua, allora ci ha raggiunto Paolo Conti, firma del Corriere della Sera, lo ringrazio per essere qui con noi. Grazie a voi per l'invito. Stavamo ragionando del taglio dei parlamentari, lì vedo il cartello della Camera dei Deputati, l'assegnazione della Camera dei Deputati, e dice la Camera è convocata martedì 8 ottobre 2019 alle ore 11, dalle 11 si parte e poi c'è il voto. Passa o non passa il taglio dei parlamentari, sul tema c'è un Di Maio esultante e un Salvini beffardo. Ve li faccio vedere, qualcosa abbiamo visto prima, adesso li vediamo per intero e arrivo dagli ospiti. Io sono molto emozionato per il taglio dei parlamentari, anche perché io non mi aspetto solo un voto di maggioranza, mi aspetto un voto trasversale del Parlamento. Non è che siamo di fronte all'ennesimo voto, poi deve tornare al Senato, poi deve tornare alla Camera, no. 2 ore di lavoro, si vota e da quel giorno, da martedì, ci sono 345 poltrone in meno. Ho fatto cadere il governo per il mojito, per i sondaggi, per l'ambizione personale, per non tagliare i parlamentari. Luigi, scegline una, come quando giochi a carte. Scegline una e sparane una. Noi quindi l'abbiamo votata 3 volte il taglio dei parlamentari. Ma oggi siete quindi in un contesto diverso. Se sono contro, lo votiamo anche la quarta volta. A meno che non ci sia al vertice uno scambio delle vacche fra PD e 5 Stelle, perché ho letto che qualcuno del PD ha detto io voto il taglio dei parlamentari se però ci votano lo ius soli, cioè la cittadinanza in anticipo ai minorenni stranieri. E no, allora un conto è il taglio, un conto è il mercato delle vacche. Allora vado subito dall'onorevole Fiano, intanto per capire che aria si respira all'interno del Partito Democratico rispetto al taglio dei parlamentari. Abbiamo sentito Orfini
insomma, dire che non digerisce benissimo questa riforma, e poi Salvini insinua, no? Dice, beh, il PD si farà pagare un prezzo, il prezzo potrebbe essere lo Ius Soli, e in quel caso vediamo se. Prego, Fiamma. Ma guardi, io ho molto rispetto per lei e per la sua trasmissione, sono un po' stufo però della fanta politica che ho ascoltato adesso nelle parole di Salvini. Non c'è stata nessuna trattativa sullo Ius Soli o sullo Ius Culture. Primo punto. Secondo punto, i deputati che hanno votato la fiducia al governo Conte 2 sono 344, perché 344 sono la somma di 89 del gruppo del PD, mi pare 216 se non vado errato dei 5 Stelle, 27 di Italia Viva e 13 di LeU. Ne mancava uno al momento della fiducia, votarono in 343. Il numero minimo perché passi la riforma deve essere la maggioranza assoluta, 316. Quindi che la Lega stia in aula, non stia in aula, che Fratelli d'Italia stia in aula, lo dico senza offesa per Lollobrigida, non so cosa abbiano pensato, se stia in aula o non stia in aula, se Forza Italia stia in aula. Dice irrilevante alla fine. Cioè è un problema della maggioranza e io le dico adesso, se mi sbaglio domani torno in trasmissione e faccio e chiedo venia, che da 343 a 316 domani la riforma passa con i voti di maggioranza, della nuova maggioranza, quella che ha sostenuto il governo. Lei mi ha citato Orfini, Orfini ha posto un problema perché al momento della costituzione del nostro governo, quando votammo, insomma nelle discussioni fatte nella direzione del Partito Democratico, il taglio dei parlamentari, che come voi sapete avevo incontrato prima per 3 volte consecutive il voto contrario del Partito Democratico in Parlamento, doveva essere accompagnato, e questo è l'accordo di governo, da 2 questioni. La riforma dei regolamenti parlamentari, perché riducendosi il numero dei parlamentari cambiano delle regole di proporzione e di rappresentatività interna negli organi, come sa ovviamente molto bene il collega Lollobrigida, e di cui abbiamo iniziato a discutere, quindi quel punto è già stato acceso, abbiamo iniziato a discutere in giunta per il regolamento, e una serie di manovre di misure di contorno che riguardano anche riforme costituzionali, penso alla platea per eleggere il Presidente della Repubblica che cambia perché rimane fisso il numero dei rappresentanti regionali ma diminuisce quello dei parlamentari, quindi cambia l'equilibrio, che vogliamo inserire nella legge di riforma del voto per il Senato che è già incardinata in commissione al Senato. Ed in più, siccome il taglio dei parlamentari, dell'ultimo punto mi scuso, siccome il taglio dei parlamentari riduce la rappresentatività per numero di abitanti, per territori, c'è necessità di una legge che maggiormente sia rappresentativa, quindi una legge che ha come principale modello quello proporzionale. Bene, e su questo magari vi dovete mettere d'accordo un pochino con Renzi, che non credo abbia nessuna intenzione di andare in quella direzione. No, però per la verità su questo punto ha detto che capisce che il momento è cambiato e che serve un modello proporzionale. Sì, poi tra quello che uno dichiara e quello che uno teme o pensa, lo so, Tiziana, lei lo sa, però lei allora lo non si può fare politiche. Allora non si no, può no, fare ma l'importante politiche, è che lei sia sereno, Fiano, siamo tutti sereni e vediamo che succede. No, io non sono sereno, faccio politica. Non lo so, apposta, le chiedo. Onorevole Lollobrigida? Allora, io credo che gli italiani, anche dalle parole che il collega Fiano ha finora detto, hanno capito questo. Arriva questa riforma in Parlamento approvata nei 3 gradi precedenti grazie al voto di qualcuno, che non è il Partito Democratico, non è Italia Viva e non è LeU. Hanno votato contro il taglio dei parlamentari fino adesso. Chi ha votato a favore? Ha votato a favore Fratelli d'Italia, che è stato decisivo perché al Senato passasse questa riforma e potesse arrivare a domani. Ora qual è la questione? Noi siamo d'accordo con il taglio dei parlamentari al 100%, lo abbiamo votato, abbiamo permesso si arrivasse ad oggi, il centrodestra ha già fatto il taglio dei parlamentari, poi si arrivò al referendum e gli italiani hanno ritenuto di votare differentemente qualche anno fa. C'è una sola possibilità, che noi potremmo arrivare a lasciare la maggioranza sola con i suoi 344 voti, se la possibilità che vada a casa un governo di gente che si è messa insieme per tenersene le poltrone e quindi che il nostro atteggiamento d'aula permetta di tagliare le prime poltrone, quelle del Movimento 5 Stelle, di quelli che hanno trasformato un voto preso contro il Partito Democratico e contro il centrodestra in un voto che permettesse di passare da una parte all'altra prendendo in giro gli italiani. Se così fosse domani potremmo avere qualche dubbio, se no dubbi sul taglio parlamentari da parte nostra non c'è mai stato, l'abbiamo provato, siamo stato decisivo e continueremo a lavorare Arditi per farlo magari in un quadro un po' più chiaro. Che poi è la storia del cappone, io però, no? Sì, è la storia del cappone. Io però vorrei dire, soprattutto ascoltando Salvini, che anche Salvini potrebbe farla un po' meno complicata di così. Cioè, la riduzione del numero dei parlamentari, che io non considero una riforma, ma che invece considero un fatto positivo, vive di vita propria. Quindi è inutile metterla giù
infilando questa questione insieme a altre 34, l'ha fatto un po' anche lei ora, eh? Quello, no, l'ha fatto Di Maio, il decimo punto del programma, ci terremo insieme. Io dico che la riduzione del numero dei parlamentari è la riduzione del numero dei parlamentari. Peraltro nella Repubblica Italiana abbiamo ridotto il numero dei consiglieri comunali e dei consiglieri regionali non molti anni fa. Secondo me è una decisione sacrosanta, perché non siamo nell'Italia di Peppone e Don Camillo, il rapporto con gli elettori si fa con i social network. 400 e 200 è un numero assolutamente ragionevole tra Camera e Senato, riduciamo questo numero dei parlamentari e facciamola finita qua. Diciamo, perché... però che Conti, la sensazione che noi abbiamo è che in realtà nessuno dei leader politici può dire che non la voterebbe proprio per niente questa riforma del taglio dei parlamentari, perché il tema è talmente e quindi ci mette dentro una serie di ma però nel momento, perché come diciamo è stata raccontata in questo periodo che porta a questo. Io vorrei cavarmela con una battuta e dire che vorrei prendere la cittadinanza della Repubblica descritta dal professor Pasquino, perché Pasquino ha avuto il merito di ricordarci una cosa, che la rappresentanza politica è qualcosa che riguarda la Costituzione. Io non sono un demonizzatore della classe politica, penso che la classe politica italiana nella storia di questa Repubblica abbia avuto molti meriti. Ora, non è una questione numerica, è una questione di competenze, di capacità di governo, di lealtà nei confronti dell'impegno preso nei confronti dell'elettorato e anche della maggioranza alla quale si appartiene. Perché questo continuo gioco di partecipare a una maggioranza, tentare di uscire, appoggiare in modo esterno, eccetera, tutto è tranne che un modo da statista. Detto questo, è ovvio che in un paese come il nostro diminuire il numero dei parlamentari è un fatto positivo anche dal punto di vista mediatico, ma ritengo che nel fatto sostanziale la cosa importante è la lealtà nei confronti della Costituzione e la capacità di osservare il mandato che il popolo attribuisce. A me rimane per esempio un dubbio, perché un terzo e non la metà, cioè, però, siccome non ho capito qual è la razza, allora mi viene da chiedere, quindi perché un numero andava trovato, però non siamo nel quarto. No, qual è la ragione? No, piano, perché veramente non l'ho capita, me la dice però in un telegramma che c'è Orsinger che incontra. No, ma non è sì, un telegramma, non è vero che va bene qualsiasi numero, perché poi alla fine, nonostante quello che dice Conti, che è condivisibile, poi c'è un rapporto tra il numero di elettori ed eletto che determina. Quindi un terzo va bene perché? Perché consente di una rappresentanza. Lei potrebbe fare invece che 400, 450 o 350, però se si abbassa a 100 il rapporto, cioè sì. è ovvio che non c'è più un rapporto tra il territorio e l'eletto. Cioè. Vabbè, insomma, ci siamo capiti. Ma la questione è anche il metodo della scelta. E le agenzie fanno anche i conti di questa corposa, questo corpaccione che potrebbe votare il taglio dei parlamentari, 600 sarebbero i deputati favorevoli e ci sarà, lo registriamo anche qui per diritto di cronaca, una manifestazione di Più Europa domani in piazza Montecitorio alle 11, l'unica che si è dichiarata fermamente contraria al taglio dei parlamentari. Fiano, prima di salutarvi, mi fate vedere il tweet di Fiano? Che è una carezza a Marattin, perché diciamo Partito Democratico e Italia Viva si vogliono bene assai. Secondo me, Luigi Marattin, questa che tu esprimi in questo tweet è la vecchia politica. Alessio, mi aiuti tu? Sì, lo dico con amicizia, demolire è molto più facile che costruire. Se ve ne siete andati per fare ogni giorno polemica, avete deciso di fare il male dell'Italia. Domanda facile facile, onorevole Fiano. Per lei i renziani fanno il male dell'Italia? Me lo dica guardando dritto in camera, grazie. Sì, dove sto guardando? Dove guardo? No, io penso che chi partecipa a un governo debba costruire e non demolire. Non credo che la politica di un'alleanza, si chiama alleanza quella che c'è oggi tra PD, 5 Stelle, Leo e Italia Viva, passi attraverso le polemiche via Twitter. Quel tweet che lei ha letto è relativo al giorno dopo la discussione notturna sul NADEF, sul documento di aggiornamento del DEF, nella quale il giorno dopo venne fuori che Marattin diceva che Franceschini aveva chiesto di aumentare l'IVA nella notte. Però la mia logica è questa: può essere che nel corso di quella riunione ci siano state opinioni diverse, ma siccome da quella riunione poi si è usciti con un'opinione unica, che è quella che ha espresso il Presidente del Consiglio, cioè l'IVA non aumenta, basta. Cioè il giorno dopo c'è una posizione di tutti e quattro i partiti. Perché non può succedere al Ma no, ma perché Fiano è troppo intelligente ed esperto per sapere che ogni partito si guadagna i suoi spazi narrativi anche con i retroscena. Adesso Fiano, sei troppo bravo per fare l'ingenuo, su.
Allora il governo dura poco, Arditi. Allora, vabbè, questo il no. Dura poco. Allora, vedi che la questione è un esiste. Governo tra minacce e risse. Ma io l'ho tra detto risse, prima, minacce, fatti concreti. Io l'ho scritto, non è che se tu hai intenzione di fare politica via Twitter criticando le scelte che ormai sono già state assunte, e le scelte fra quattro partiti sono sempre di mediazione, e io penso che Luigi Marattin sia abbastanza intelligente. Scusi, onorevole Fiano, ma quando dice allora il governo dura poco è perché presume che allora stacca la spina chi? No, presumo che logorare un governo producendo delle polemiche dopo che le decisioni sono state prese logora ad un certo punto il sistema delle relazioni, per cui qualsiasi cosa può succedere. Ovviamente io penso che le polemiche finiranno e che si capirà che per far andare un governo che abbiamo voluto... Lo finisco in piano, no? Dai, ma che noi siamo maliziosi, Roberto, quindi non ci la logica di uno che vuole un governo fortissimevolmente come Matteo Renzi dopo dovrebbe continuare, come sta in parte facendo in questi giorni prima della Leopolda, a punzecchiarlo ogni giorno. Qual è la logica politica? La logica politica è che, come sempre accade, si compete con quello che ti sta più vicino e di conseguenza ci si contende. E quindi con il Partito Democratico. Ma si compete se si va alle elezioni, se non si va quelle alle elezioni non c'è proprio, motivo Fiano, di competere. Abbiamo cancellate come ipotesi. Grazie all'onorevole Fiano, grazie all'onorevole Lollobrigida, grazie a Roberto Arditi. Paolo Conti resta qui con me perché ci ha raggiunto Francesco Rutelli. Facciamolo entrare. Allora, arrivederci. Le Conti, le maledette. Io, ma siamo al Giovannero. Dove va Conti? Qua, qua. Ah, perché mi hanno detto. Qua. Io resto qui. C'è stato un po', no? Un po' di movimento. Ben trovato, Francesco Rutelli, si accomodi pure. Noi bene. Oggi presidente di ANICA, l'Associazione Nazionale delle Industrie Cinematografiche Audiovisive, già tra i fondatori del Partito Democratico, già sindaco di Roma, leader della Margherita, verde, in gioventù radicale. Insomma, quando si parla di Rutelli bisogna dire un sacco di cose. Eh? Tante, beh, io potrei raccontarne perché la prima volta che ci siamo visti con Rutelli avevamo 16 anni. Ah, quindi è mezzo secolo che ci conosciamo. E però lui era uguale. Fatemi vedere il riassunto di Rutelli. Rutelli Story. Non raccontare i dettagli, Paolo. Fini rivolge una sorta di appello al mondo cattolico sulla sacralità della vita ed altri temi. Io respingo questa sua presa di posizione perché nella cultura il suo partito non c'è rispetto alla vita. Ringrazio gli oltre 13 milioni di italiani che hanno dato fiducia all'Ulivo. Ma che c'è, Berlusconi? Sono 5 anni che ti portiamo l'acqua con orecchie, Berlusconi. Con questo tipo di dirigenti non vinceremo mai. Viva l'Ulivo, viva il centro-sinistra, viva Romano Prodi. Please visit the website, but please visit Italy. Realizzeremo l'obiettivo di fondare una nuova, ambiziosa, difficile, affascinante impresa, la nascita del Partito Democratico. Il ringraziamento riguarda Mario Monti. Viva Alleanza per l'Italia, viva il Terzo Polo, viva il nostro disegno politico. Noi Roma, quando l'abbiamo presa in mano, alla metà degli anni 90, era una città tra le più disprezzate in Italia. C'era qualcuno che parlando di Roma diceva solo due parole, Roma ladrona. Allora, sindaco, candidato premier contro Berlusconi, ministro della cultura, in che ruolo pensa o spera di aver lasciato in particolare il segno e quale ruolo ha lasciato il segno in lei più che gli altri? Io sono stato sindaco della mia città, che amo profondamente, che conosco moltissimo. Io ho conosciuto Roma dai 14 anni girando, grosso modo, non ti conoscevo ancora. Di lì a poco girando con il motorino e poi con la moto, che ho usato per un quarto di secolo. Poi ho avuto l'auto di servizio. Dai 14 ai 39 anni ho usato la moto. Ho conosciuto la mia città attraversandola e anche studiandola. Per esempio, una delle cose che ho amato di più è partire da, non so, Porta Maggiore e percorrere tutta la Casilina fino a molto fuori la mia città, dedicando qualche ora
per capirla e dopo averla studiata all'università. Ed essermene occupato come un militante politico con il Partito Radicale, sono molto orgoglioso di aver fatto una battaglia dietro l'altra con i radicali. Ad esempio, oggi si parla del voto ai sedicenni, bisogna ricordare che fu la mobilitazione dei radicali per dare agli italiani il voto ai diciottenni. Io ero un ragazzino e la differenza, forse, se posso dire, rispetto ad oggi, che oggi del voto ai sedicenni si parla dall'alto in basso. Allora fu una mobilitazione, c'erano concerti, riunioni, raccolte di firme, mobilitazioni, perché i ragazzi volevano partecipare. Oggi siamo un po' noi anziani che diciamo ai ragazzi dovreste votare già a 16 anni. E invece quello era un momento in cui l'Italia però era fertile. Ci sta ricordando fertile. L'esperienza radicale, ci sta ricordando l'esperienza da sindaco, quindi fa un po' fatica a scegliere qual è quella che ha lasciato il segno di più. No, tutte. Beh, tutte. Quella dell'Ulivo. Io mi sono candidato nel 2001, perdendo le elezioni contro Berlusconi. Sa quanti voti prese la mia coalizione? 16 milioni e quasi e mezzo, 16 milioni e 400 mila. Per darle un'idea, la grande vittoria di Renzi nelle europee valsa 10-11 milioni, quella di Salvini 9 milioni, e questo non per dire che era meglio o era peggio, no, per dire come ci sia un popolo evaporato. Cioè noi abbiamo a che fare in Italia con... Cioè dove sono quei 16 milioni, quel pezzo che manca, dov'è? Con milioni di persone che partecipavano anche con passione, con entusiasmo, e ora si sono perse. Infatti il voto cambia molto quando lei legge i sondaggi. E quindi riscende in campo Rutelli per andare ad agganciare quelli? No. Sincera, non le manca l'attività politica in prima persona? No, l'ho fatto per tanti anni, ho fatto... Mi dice cosa rimane, questo non devo giudicarlo io, però... No, cos'è rimasto a lei? Cioè, sì, cos'è rimasto in da fuori? Ecco, dice, i miei concittadini, Conti lo sa, ne ha scritto, i miei concittadini che entrano nell'auditorium, che non esisteva da 60 anni, sa che lo abbiamo costruito, e i miei concittadini che entrano, è una grande fabbrica di cultura, di lavoro, e così via, tantissime cose. Voglio sentire cose anche Conti su questo punto. Concrete. Insomma, Rutelli oggettivamente ha indossato tanti ruoli, tanti vestiti sono stati nella politica italiana. Anni... Qual è quello che gli somiglia di più, quello che lo racconta di più? Dunque, ai miei occhi di cronista, perché se al di là delle battute, noi ci siamo conosciuti da ragazzi, poi abbiamo fatto vite parallele, lui è diventato... quello che è diventato, io ho continuato a fare il giornalista e anche il capocronista negli anni in cui lui era al Corriere della Sera a Roma. E mi attaccava quotidianamente. Ecco, questo... Quelle buone amicizie, no? Sono felice che lui l'abbia detto, perché bisogna sempre rispettare i ruoli ed ci vogliamo ancora più bene adesso dopo questa stagione. Io però vorrei ricordare che, forte di questo fatto che lo abbiamo attaccato, che la Giunta Rutelli ha attraversato l'esperienza del giubileo del 2000 senza un avviso di garanzia e senza un morto nei cantieri di lavoro. Questo io non lo dico perché ho un'età per cui credo di poter dire le cose senza avere il sospetto che io sia troppo simpatico nei confronti di qualcuno, perché quando mi si dice che Roma è ingovernabile, che Roma non si può affrontare come caso politico, che a Roma tutto implode, non è vero. Non è vero perché in quella squadra c'erano signori che si chiamavano Paolo Gentiloni, che voglio dire, è inutile che stiamo a fare elenchi, bisogna saper scegliere persone adeguate, quello che dicevamo poco fa a proposito della rappresentanza politica. La rappresentanza politica e amministrativa funziona nel momento in cui ci sono competenze, passione per quello che si fa, e capacità di governo senza poi impiantare tutto sui personalismi. Allora facciamo una cosa, togliamoci subito il dente Roma, perché inevitabilmente finiamo a parlare di Roma. Certo, anzi, meno male. Facciamo così, siccome c'è stata una manifestazione, lo dico alla regia, alla quale ha partecipato inevitabilmente anche Salvini, che ormai essendo fuori dal governo, perché per un po' di tempo non ha attaccato la Raggi, Salvini. Beh, diciamo, però c'è stato ai tempi quello di San Lorenzo, lo ha fatto. Diciamo, poi ha cercato di stare un po' più calmo rispetto adesso alla Raggi, adesso invece è liberato. L'ha attaccata anche adesso. Ah, ecco, che cosa ha detto Alessio? La Raggi blocca anche le potature degli alberi, cosa aspetta l'ennesima tragedia? Raggi, dimettiti. Raggi, dimettiti.
ed era la manifestazione davanti al Campidoglio proprio per le dimissioni della Raggi. Vediamo le immagini. Faccio un appello a nome di milioni di romani, ma di qualsiasi idea politica, in primis quelli dei 5 Stelle che l'hanno votata. Io ricordo che dissi ai romani, piuttosto che votare il PD, provate quei 5 Stelle, ma dopo 3 anni è un danno evidente, quindi rimangono le sue dimissioni. E che poi i cittadini di Roma possano scegliersi un sindaco finalmente all'altezza, perché penso che sia la peggiore dal dopoguerra ad oggi, non che chi l'abbia preceduta abbia fatto miracoli, però così male Roma non è mai stata. È d'accordo con Salvini, Rutelli? La Raggi dovrebbe dimettersi? Non l'ho mai detto e non lo dico neanche oggi, perché vede, io sono rispettoso verso i sindaci che sono venuti dopo di me e penso che non sia giusto mettersi col dito alzato e dare delle pagelle. Osservo naturalmente che la città sta molto male. Vuol sapere la cosa che mi ha più amareggiato? Allora, quello che diceva Conti è verissimo e io devo pubblicamente dire grazie, anche se qualche volta ti rode, a una stampa. Io, questo lo sa chi mi è molto vicino. Io la mattina iniziavo la lettura dei giornali da sindaco, perché non c'era internet, praticamente, dai giornali più critici. E c'era sempre qualcosa da imparare. E c'era sempre una segnalazione di una cosa che non funzionava da correggere. Quindi il avere un pungolo, una critica, uno stimolo anche molto aggressivo per chi è al potere è fondamentale. È il ruolo della libera stampa in una democrazia piena. Certo. Così come il ruolo dell'opposizione, che in questo caso esercita Salvini come altri. Non è giusto che io lo dica come le ho spiegato. Faccio solo un'osservazione. A Roma sono stati cambiati, credo, 20 assessori. 20, cioè sostituiti. E sono stati cambiati dal punto di vista della nettezza urbana, dell'AMA, sì. 7 amministratori delegati in 3 anni. 3 anni e mezzo, sì, 3 anni e mezzo. Allora lì il punto è, qualcuno aveva imposto quei nomi? Non è una cosa brillante per chi guida. Li avevate scelti? Qualcuno li ha scelti? Li hanno scelti, non gli sono stati imposti. Anche questo non è molto brillante. Io non ho mai sentito, nelle occasioni in cui qualcuno è stato mandato via e sostituito freneticamente, dovendo il successore ricominciare da capo, forse abbiamo sbagliato. Secondo me una volta aiuterebbe e darebbe il sentimento di una maggiore umiltà e volontà di migliorare. Ma lei ha la sensazione che c'è una possibilità ancora di riscatto dopo 3 anni e mezzo? Io dico che chi è eletto ha il dovere di portare fino alla fine il suo mandato, salvo perda la maggioranza. In questo caso la maggioranza non credo che verrà perduta e quindi dovrà terminare il mandato e il giudizio si farà alla fine. E in futuro a Roma un asse come quello che oggi vediamo al governo, secondo lei è plausibile, il Movimento 5 Stelle PD? Ed è sempre meglio che lasciare lo spazio a destra? Io preferirei sinceramente una soluzione civica per Roma. Cioè io preferirei per la nostra città, dopo anni in cui sono alternate giunte di diverso segno politico, tutto sommato dei 3 maggiori segni politici, no? Centrodestra, centrosinistra e 5 Stelle, io preferirei una larga convergenza su una personalità che dica io rimetto in ordine la città, non da solo. Ecco, questa è la cosa più importante che bisogna, secondo me, chiarire. L'uomo solo al comando no. Basta con quelli che vogliono fare da soli, dicendo che pensi mi, arrivo io, risolvo tutto. Cioè, non è possibile. A situazioni complesse debbono corrispondere, diciamo, strutture complesse. Lo sa la cosa che mi ha più addolorato nei giorni scorsi? Qualcuno ha ricordato la mia legge per cui una legge del l'albero, 92, quella, si pianta un albero per ogni bambino che nasce. Ecco, quanti ne hanno piantati di alberi? Mia amministrazione ne ho piantati uno e mandando il certificato di dove si trovasse. Avrebbe dovuto farlo ogni comune, giusto? È una norma non obbligatoria, però è una legge, quindi per non farlo bisogna spiegare perché non si fa. I comuni sopra i 20.000 abitanti. Esattamente, i comuni sì. La mia amministrazione ne ha piantati oltre 120.000 di alberi, perché erano tanti quelli che sono nati a Roma nei 7 anni della mia amministrazione.
Ora, il punto qual è? Che io incontro per strada dei ragazzi che mi dicono, ragazzi perché hanno 20 e qualcosa, e dicono, ma lei lo sa che io ho nel salotto il certificato di dove... E qualcuno è contento e qualcun altro dice, ma lo sa come cavolo è ridotto l'albero che lei ha piantato, che voi avete piantato per noi. E quando si è detto l'altro giorno, se ricordate questa legge, alcuni hanno commentato dicendo no, non li piantate gli alberi, perché siccome non li curano, poi ci cadono in testa. Allora, se uno cerca un motivo di angoscia, secondo me, di proprio il cortocircuito tra fare una cosa buona e vederla andare in direzione opposta, è... Cosa c'è di più bello dell'albero? Legarlo a un bambino, l'esistenza della natura, l'esistenza di una creatura. E cosa c'è di più brutto se quell'albero diventa un pericolo? Conti? Io vorrei solo dire una cosa a proposito di quello a cui ha risposto Francesco Rutelli. È inutile che stiamo a parlare di dimissioni, non dimissioni. A proposito della Raggi, quindi. A proposito della Raggi, esattamente. Il problema è uno, ovvero... Quando Virginia Raggi si è insediata in Campidoglio nel giugno del 2016, incarnava una mole di elettori che non aspettavano altro che girare pagina. Una mole di speranze, di attese in positivo, di sostegno, di aiuto, di fiducia. Cosa c'era da fare in quel momento? Arrivare all'appuntamento elettorale con una squadra granitica, dotata di 5-6 punti essenziali di azione e con una rete di amministratori in grado di prendere immediatamente in mano la macchina del Campidoglio. Cosa è successo? Che quello che diceva poco fa Francesco Rutelli, un turnover di 20 assessori, 7 ricambi all'AMA, la catastrofe dell'ATAC, la chiusura e il fallimento di Roma metropolitane, non sono... il frutto delle giunte pregresse, come spesso si continua a dire dopo 3 anni e mezzo di sì, c'è un momento a partire dal quale sei tu che rispondi di quello che succede. Ormai c'è un presente che si sta per concludere. Allora, delle due l'una, non c'è un complotto, non ci sono i complotti dei Materassi, non esiste nulla di tutto questo. C'è sostanzialmente una maggioranza che è arrivata impreparata, incapace di afferrare immediatamente le redini e errori nei confronti dei principali collaboratori, nella scelta dei principali collaboratori di questa sindaca, e lo sappiamo. E quindi purtroppo cos'è successo? Che l'essere nuovi nei confronti del potere non è bastato rispetto alle esigenze della città. Ma a proposito, com'era l'uomo solo al comando che non va bene, quindi la donna solo al comando che non va bene uguale, le chiedo che ne pensa di Italia Viva di Renzi? Ho fatto una battuta, allora intanto Paolo Conte mi faccia dire, non è uno scambio di cortesie, che lui ha un osservatorio sulla città, oltre a scrivere articoli molto importanti per le pagine nazionali del Corriere, cura le lettere dei lettori, quindi ha un polso reale di ciò che pensa il cittadino medio ed ha un'attenzione, una cura ed una conoscenza profonda di questa comunità. Se può dire poi adesso anche una cosa carina nei miei confronti? Alla fine io me l'ero preparata per la fine della puntata. Ah, va bene, allora aspetto no, in religioso non silenzio. Non me l'ero preparata. Non me l'ero preparata, per come non me l'ero preparata per lui, però vorrei dire che lei è bravissima. Ed è allo stesso tempo incisiva e garbata, non solo sorridente e bella come ciascuno può vedere, incisiva e molto ben preparata. L'uomo solo al comando, secondo me, è la contraddizione del nostro tempo, perché dura poco. I cicli oggi sono brevissimi e quanto più si alimenta, a mio avviso, una attesa salvifica, anziché si crea una squadra di decine di persone competenti da mettere al posto giusto, poi si può sbagliare naturalmente e si può cambiare qualcosa, lì l'aspettativa si traduce in delusione e la popolarità dura poco. Questo secondo me è il tema di oggi, vale dappertutto. Ma io dico questo, ho fatto una battuta proprio al Corriere della Sera in un'intervista, ne faccio pochissime, non mi occupo di politica, mi occupo di altre cose, però sono un cittadino che ha le sue opinioni
e ho detto che forse il problema di Renzi, è, riprendendo il motto evangelico, è se il cammello, e non è facile, riesce a passare nella cruna dell'ego. Vabbè, non male. Senta, so che prima di salutarci ci viene a dirci una cosa a proposito del festival dell'audiovisivo in corso a Roma. Si chiama Video Città. Mi dice di che si tratta? È una cosa molto bella alla quale invito chi ci segua da qui a partecipare. Lo faccio come volontariato. Stiamo vedendo intanto le immagini. Sì, lo faccio come volontariato, lo faccio per amore per la mia città e nell'ambiente di cui mi occupo, il cinema e l'audiovisivo. Vedete i truccatori, vedete i maestri d'armi, vedete la post-produzione, le nuove tecnologie. Ormai per... qua è il meraviglioso videomapping, si ripeterà alla fine di questo mese nelle strade della città ed è un appuntamento in cui la tradizione, ecco Morricone che abbiamo premiato, la tradizione del cinema, l'audiovisivo, le serie televisive, si incontra con le grandi novità, la videoarte, il videomapping sulle facciate dei palazzi, gli youtuber, le realtà innovative come la realtà virtuale, vedete? Ovvero le immagini in movimento cambiano la nostra vita, sono trasformative, contengono anche dei pericoli, i cosiddetti deep fake. Io alla conferenza stampa di presentazione di Videocittà ho detto, c'erano 200 persone, ho detto alzi la mano, chissà cosa sono i deep fake. E sono alzate tre mani, cioè dei tre che se ne occupavano con me. Quindi altri hanno visto la mala parata, cioè, hanno visto che nessuno, diciamo a Rutelli facciamo sembrare che è matto, non sa, nessuno ne sa niente, quindi i tre che si occupavano hanno alzato loro la mano. Deepfake sono quelle procedure che attraverso gli algoritmi permettono a lei, Fanella, di dire, essendo assolutamente lei, il contrario di quello che pensa. O a Conti e me di dire siamo stati io e lui gli autori della rapina a Via del Corso. O è lui che ha fatto il complotto delle Torri Gemelle. Perché? Perché oggi montando migliaia di immagini video con degli algoritmi è possibile costruire un personaggio artificiale che dica quello che gli facciamo dire noi. Ed è magari il contrario di quello che pensa. Quindi noi con le immagini in movimento abbiamo delle realtà meravigliose, trasformative, dai nostri device, alla televisione, al cinema. Sottolineo, il cinema sta andando bene, dopo anni un po' di difficoltà nelle sale, ma cominciamo anche... Io c'ho un attore dietro le quinte che aspetta di entrare. Va bene, capiamo anche quello che cambia attraverso queste tecnologie e che contiene anche una minaccia per i nostri figli, per noi... E per la verità parliamo spesso di false notizie, no? Video Città, festival dell'audiovisivo. È una bella cosa, è una bella cosa. A Roma, andate a vedere. Grazie a Francesco Rutelli, grazie mille a Paolo Conti. Dicevo che dietro le quinte c'è un attore la cui storia è una storia assai particolare. Perché diciamo insieme la storia di due vite, quella di oggi e la vita di attore. Lui nasce in un quartiere particolare, in un quartiere periferico di Roma. Io vi faccio sentire cosa pensano di lui, perché lui prima di essere attore era banalmente un delinquente. Andiamo nel suo quartiere a Roma. A Mirko, gli ci ha detto Ildo. Oddio, te mo che devo venire a trovare che ti devo fare un grugno così. No, perché fate il bene. È bravo. E quando tu stai in mezzo a strada, vedi così come stanno con la gente, vedi la verità. Chi è vero povero e chi è vero. Chi fa la finta di povero. E così quando magari c'è un giorno la possibilità di poi aiutare. Siamo 100-150 famiglie che andiamo sempre a centro di Mirko a Mania. Andiamo e stiamo a posto. 1600 passi, 1700 passi a settimana, al mese, non lo so. Io ogni giorno qua, quando apro queste cucine, prego Dio che il cibo mi basti. Buono? Buono, si fa, quando si arrabbia, tutti i pregi. Però quando si arrabbia... fa problemi. È bravissimo, è umano. Non gli si può dire niente di male a Mirko. Tutti avremmo un bisogno un giorno e se uno ci tende una mano che ci aiuta,
è bellissimo. Il tamburo sta parlando, ma noi non stiamo ascoltando. Ciao Mirko, sai, un po' imbarazzati. Dovremmo fare un videoclip, noi siamo qui dei ragazzi della Rustica, del tuo quartiere. Ah, come vi chiamate? La scelta, ma io vi conosco, avete fatto Sanremo. Sì, abbiamo fatto Sanremo. E che dovete fare? Dobbiamo fare un videoclip? Mirko, non ci abbiamo una lira però per farlo. Che problema c'è? A me mi devi dire solo dove, e quando, e come vuoi. E io, e come mi devo vestire? Lui si è meravigliato del fatto che comunque dalla Rustica non esce mai niente, perché è difficoltoso, perché è una fogna. E quindi fondamentalmente quando ha scoperto che altre persone del suo stesso quartiere avevano comunque realizzato un piccolo sogno, è esploso di entusiasmo e ha voluto sposare proprio questa cosa con noi. Allora diamo il benvenuto a Mirko Fretta, ben trovato. Ciao, e Mirko è un attore, fa i film, poi ne parleremo, c'è ad esempio una foto in cui ti vediamo nel cast del commissario Schiavone. Sì. Ci diamo del tuo o del lei? Spero del tuo, perché non so buono da del lei. Ok. Allora, cast del commissario Schiavone, credo che la foto sia con Marco Giallini. Sì, siamo 3 anni che facciamo questa serie di successo, perché è politicamente scorretta. E questa è la vita, quella di oggi. Sì, quella poi che stiamo provando a fare. Quella che stiamo provando a fare. Certo, stiamo provando poi a fare. Poi c'è un'altra vita, io vorrei partire da quella, ma partiamo proprio, avvolgiamo il nastro tutto. Dovremmo avere delle foto di Mirko con il papà, Mirko piccolo piccolo. Allora io chiedo, dove nasce Mirko e quindi che tipo di adolescenza è la sua? Beh, io nasco in un quartiere che si chiama La Rustica, fra Torbella Monaca e San Basilio. Ci abbiamo sentito un vaghissimo accento romano, ma quasi non si sente. Ok. Sono da questo quartiere che è Roma Est, che era Rustica, e da là mia madre decise di mettermi al convitto nazionale a Piazza Mazzini, perciò la mia infanzia a 6 anni fino ai 13. Che è una scuola bella impegnativa. Sì, è una scuola impegnativa, c'erano tutte persone da Roma per bene, perciò mi hanno messo lì a studiare il bon ton, a studiare, però è sempre in collegio, quando c'hai 6-7 anni può essere figa quanto te pare, ma stai da solo. Così ti impari a stare da solo, e questo fa bene. E poi a 14 anni sono stato catapultato alla Rustica. Nel quartiere? In un quartiere inesistente per le istituzioni, per tutti, insomma. Credo che stiamo vedendo nel frattempo le immagini. Sì. Questo è Mirko del convitto, per capirci. Sì, 12 anni, sì. 11-12 anni, sì. Vedi che c'erano i capelli da Roma per bene. Ma come sono i capelli da Roma per bene? Vabbè, erano così. Va bene. E insomma niente, sono stato catapultato in questo quartiere e ho cercato di adattarmi a un certo punto, e ovviamente nel quel quartiere se ti impari a far meccanico bene, idraulico, se no l'altra cosa è vivere in piazza, vivere per strada. Sì, fondamentalmente sì, vive con quello che capita. E quindi Mirko diventa un delinquente? Sì, una così sorta per essere chiari, dritti. Mirko comincia a sopravvivere, è diverso, perché dei quartieri sì, sono giudicati tutti i delinquenti che vengono dalla... Ma in realtà stanno a cercare solo di sopravvivere, perché nessuno gli ha mai fatto vedere una cosa diversa. Cioè lì non ci veniva l'auto. Io quando ero ragazzino l'auto arrivava a Tor Sapienza. Se volevo andare a ballar pipe mi dovevo fare prima 4 km a piedi per arrivare a Tor Sapienza, poi piavo un'auto e poi la sera non c'era per tornare a casa. Perciò non c'era una cosa per poterte portare fuori dal quartiere. Qualsiasi cosa era nel quartiere era una cosa che non doveva essere fatta, magari. Ho capito, però questo significa che cominci a fare cosa? I furti, cosa? No, ringraziando il cielo non ho mai rubato, non lo so perché mi vergogno se mi prendono a rubare. No, ho fatto un po' tutto, insomma, si parte col piccolo spaccio, magari con l'hashish, no? Con la marijuana, poi magari si passa pure a usarle queste cose, perciò magari comincia a aumentare il giro di quello che fai, no? Mm-hmm. È una sorta di questo, insomma, nel quartiere. Credo che ci sia una foto che noi dovremmo avere tra le varie foto tue, che è una foto del 1998, è questa qui. Sì. E qui praticamente tu eri in carcere. Qui sì, è una delle mie prime fasi più lunghe. Sì, anche, più lunghe, insomma sì, 3 anni e 2 mesi. 3 anni e 2 mesi, sì, entrai nel 3 febbraio del 99 e uscii a agosto del 2001. Poi però succede qualcosa. Che succede? Beh, succede qualcosa, succede che cresci. Succede che cominci a guardarti intorno, insomma io ho sempre vissuto nel mio quartiere, se uscivo dal quartiere ero per andare a ballare o per andare a fare un danno, non c'era niente di costruttivo sinceramente. Poi invece ho cominciato a uscire dal quartiere perché ho iniziato un affidamento per i servizi sociali e ero costretto ad andare a lavorare fondamentalmente, e così, Alessandro, e così
sono andato a lavorare al mattatoio, ho cominciato a frequentare persone che lavoravano, che campavano di lavoro, perciò ho cominciato a vedere una cosa un po' diversa. C'è di mezzo anche la tua compagna? Beh, sì, Vittoria c'è sempre di mezzo. Lei c'è sempre. Ci deve stare sempre, non so. Quanto è stata importante lei per decidere, io voglio una cosa... No, lei è stata brava, ha saputo attendere, ha saputo rispettare i miei tempi pur standomi vicino e accollandosi tutto quello che era la mia famiglia. Da me, mio padre, tutte le situazioni intorno a noi, insomma, anche il padre ha avuto delle difficoltà. E è stata brava a attendere, nel frattempo faceva figli però, capito? Cioè, quanti ne ha fatti figli tre, avete? Tre, ha fatti tre, ha fatti tre tutti con mostri, me. Immagino. Sì, 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 ne ha fatti tre con me, anche se ha cresciuti lei. Beh, sì, fondamentalmente... Si è cresciuti lei perché tu non c'eri. Beh, ma se c'ero anche non ero così presente come doveva essere un padre, come sono adesso, insomma. Quanto è complicato spiegare a un figlio? Immagino che ad un certo punto tu lo abbia fatto, gli avrei parlato del tuo prima, no? Beh, io sono stato fortunato, gli ho fatto un film. È arrivato quel santo di Alessandro Borghi che poi mi ha sconvolto la vita. Il più grande sogno, sì, si chiama il film. Il più grande sogno. Alessandro mi ha sconvolto un po' la vita, insomma, perché è arrivato nel mio quartiere per fare un film insieme a Francesco Maria Dominedò. All'epoca, insomma, se volevi fare qualcosa nel quartiere, dove chiedi, diciamo, no? E così mi sono appassionato di quel mondo, ho visto il cinema, mi sembrava una famiglia, una comitiva. E era il 2016? No, Sandro molto prima. Sandro, prima? Sì, molto prima, 2010. No, quando è uscito il film, dico. Ah, quando 2016. È uscito il film, sì. Sì. Ce l'abbiamo una clip del film, lo vediamo? Così facciamo capire che stiamo parlando. Ho sempre pensato che moriva a 33 anni. Anche perché me lesse la mano e mi dissero che a 33 anni mi avrebbero sparato. E io sta cosa ci ho creduto. Mirko! Poi a 32 mi hanno arrestato. Sono uscito dal carcere a 40 anni. Io credevo di non avercene un futuro. Il problema sarei te la prossima volta e te farei sbattere dentro. Ma mo so che esiste. Te casa mia, io qua non te ce voglio vedere. Solo che io non so che faccio questo futuro. Lo sai che devi fare un presidente del quartiere, no? Sta strada mi sembra la California. E il quartiere deve avere una cosa nuova. Non capisci che si spaccia più qua. La brocca tua è sempre la stessa. Ci sto trovando. Immaginate, no, sono qua grosso. Insegniamo a far padre. Di Pantano sei meglio che ci sì, sì, ma tu sei esperto dei pomodori. Non manco di mangi pomodori. Quindi Alessandro Borghi, incontro straordinario, diciamo, di quelli che cambiano la vita. Eh sì, a me mi ha cambiato proprio un ragazzino, perché all'epoca era un ragazzino, insomma, per me. Però era già vecchio. Lui già sapeva quello che era giusto. Un giovane vecchio. Un giovane Alessandro. Vecchio, sì. Mm. E ancora oggi mi dai consigli. Aveva Alessandro, io ho 46 anni, lui ce n'ha 30. E ancora mi dai consigli. Lo so, ci deve essere portato queste cose. C'è un dono. Evidentemente sì. Sì. E poi diciamo che tu hai continuato a frequentare lo schermo, piccolo, grande, sì. Ma hai continuato anche e soprattutto a frequentare le periferie, perché c'è un progetto che porta avanti. Me lo racconti in 30 secondi? Sì, abbiamo un progetto che una bella mattina una piccola vecchietta mi chiese perché non ti candidi a presidente del comitato di quartiere? E io dico, ma io mi candido, ma che stai a dire? Dice no, candidati. E dico vabbè, oh, brigati, metti sta firma, ma tanto non pensavo di essere votato. Mm. E invece vinsi col 77% di voti su 5 candidati, praticamente l'altro si sono votati da soli. Andata così. Così. E cosa fate come comitato? Penso che un presidente, già la parola stessa, presidente, dico voglio una scrivania, per avere una scrivania ce ne deve una struttura, per avere una struttura la devo cercare. E ho trovato una struttura che era abbandonata da istituzioni. Che ci fate in questa struttura? Dentro questa struttura ci facciamo 1650 pasti mensili, 400 pacchi viveri, assistenza medica e legale, tutta gratuita senza sovvenzioni dallo Stato. Boom! Paff! E poi tu vai nelle scuole e vai nelle carceri. Sì, adesso andrò in Sicilia nella scuola. A dire che insomma che uno la può cambiare la vita. Ma non sti quattro che vanno a fare i bulli, che faccio capire che non è così, perché poi c'è sempre chi è più bullo di te, perciò... Te la posso fare una domanda? Io sono stata in carcere più volte per lavoro, no? Ma apposta mi hai invitato, no? C'era qualcosa. C'ho una specie di attrazione particolare per il carcere. E ogni volta che sono stata in carcere la sensazione fortissima che io avevo quando andavo via era di pensare adesso invece loro vanno lì, si chiudono le celle
Come si dorme in carcere? Qual è il momento vero? Si dorme in carcere? Chiedo. Ma in carcere non si dorme, ci stanno 4 punte al giorno, perciò l'ultima la fanno alle 11:30, l'altra alle 3, aprono lo spioncino, sbattono, entra sempre qualcuno, non chiudono mai qua la porta, c'è sempre qualcuno che sta male, strilla e buona terapia. Il carcere è arcano, il carcere non recupera nessuno, un ragazzetto che entra a 20 anni in carcere lo stai solo che a peggiorare. Se è entrato che stai facendo una canna, quando esce se fai bere. Anche perché lì dentro ti danno droghe sintetiche, cioè sei anestetizzato. Mi dici la cosa per te, quella che veramente hai fatto fatica a mettere via? Del tuo carcere? Ma della mia vita, no? Il mio carcere, l'orgoglio. Se non avrei messo da parte l'orgoglio non avrei manco superato l'ultima condanna. Perché lì dentro ti danno a fartene via sempre di più. Grazie a Mirko per essere stato con noi. Grazie davvero. In bocca al lupo per la tua vita. Grazie. Noi ci vediamo tra pochissimo. Eccoci qua, allora adesso proviamo a dare qualche aggiornamento, una notizia su tutte secondo me farà molto discutere. Ed è già apertura dei siti nonostante sia stata abbattuta dalle agenzie pochi minuti fa, Firenze condannati, i genitori dell'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi a 1 anno e 9 mesi, il verdetto ha accolto le richieste del pubblico ministero, condannato anche l'imprenditore D'Agostino a 2 anni e il processo, che magari molti ricorderanno, per false fatture incassate da 2 società di Rignano che fanno riferimento proprio ai coniugi Renzi. Esatto, questa è la notizia che è apertura insieme a un'altra che ci porta a guardare altrove, una situazione che rischia di diventare davvero incandescente e complicata sullo scacchiere internazionale. La Turchia è pronta a invadere, c'è l'ok di Trump per invadere il nord della Siria, alt dell'Unione Europea. Il presidente Donald Trump ha usato parole molto dure, via da guerre ridicole, portiamo a casa i soldati, le forze curdo-siriane che avevano aiutato gli Stati Uniti nella lotta contro l'ISIS, pronti a difenderci a ogni costo. La posizione dell'Unione Europea, ogni soluzione a questo conflitto non può essere militare. E quel che peggio arriva dall'ONU, che dice che si sta preparando a un contesto molto complicato. Cito testuale, ci stiamo preparando al peggio. Va bene, anche di questo vi daremo ovviamente notizia domani, ma nel corso della giornata i punti informativi della 7 vi diranno che cosa succede. Noi ci vediamo domani, dobbiamo ricordare Alessio. Dobbiamo ricordare che dopo di noi My Way di Autostrade per l'Italia e poi il consueto appuntamento da non perdere con Atlantide Files. Arrivederci, a domani.